Correggio di organizzare un seminario insieme a Confindustria Avellino, cui va il mio personale di tutto il consiglio direttivo, ringraziamento per l'ospitalità e per aver accolto in maniera veloce la nostra proposta. Devo ovviamente, mi consentirete, di ringraziare i relatori, gli illustri relatori, la professoressa Forte e l'architetto Castiello, anche loro sono stati sensibili a questa materia e hanno risposto in maniera positiva alla mia richiesta anche telefonica, voglio dire, quindi questo ne va al vantaggio di chi insomma tiene anche, professoressa, come lei più volte ha detto, anche a queste nostre zone interne, che a volte sono, come dire, un po' martoriate da tante cose. Bene, devo ringraziare il Consiglio Direttivo del Collegio di Avellino per aver accolto anche loro la mia proposta, la Commissione Corsi, presieduta dal consigliere Della Vecchia, e ovviamente il mio presidente Gennaro Prete, che, come dire, anche lui ha accolto questa mia, devo dire la verità, sono stato un poco io a spingere rispetto a questo tema, perché lo sentiamo in maniera particolare, presidente Bruno, in qualità di tecnici del territorio, siamo vicini ai cittadini, i problemi dei cittadini sono i nostri problemi e quindi noi dobbiamo, come dire, cercare di accompagnare i nostri clienti, tra virgolette cittadini, a risolvere una serie di problematiche che in questo momento di crisi che viviamo, il paese vive, ovviamente sono stati redatti piani urbanistici, strumenti urbanistici che hanno delineato aree fabbricabili, suoli fabbricabili, poi si sono un pochettino fermati per tanti motivi, per tante cose, e allora abbiamo la non possibilità di edificare, ci si è messa la crisi e quindi gli amministratori si trovano comunque a dover imporre, tra virgolette, una tassazione, il cittadino si sente impossibilitato perché non riesce poi di fatto a poter in questo momento particolare costruire, e quindi insomma, cioè, non da meno il secondo aspetto, ma lo stesso importante, dico io, ecco perché poi noi abbiamo invitato una serie di amministratori che saluto e ringrazio, vedo il sindaco di Brigento e altri amministratori, mi scuso se qualcuno non lo cito. Perché questo lo abbiamo fatto? Perché effettivamente poi anche gli amministratori si trovano di fronte a tante di queste problematiche e quindi ovviamente anche loro, come dire, hanno il contatto continuo con i cittadini e devono risolvere una serie di situazioni. Dicevo, l'altro aspetto, e mi fermo, l'altro aspetto è quello di quando noi abbiamo i trasferimenti di proprietà, sia essi a titolo oneroso, sia essi a titolo gratuito. Ovviamente con una base imponibile anche bassa, un valore basso messo dal comune, tra virgolette, ai fini IMU, non viene assolutamente preso in considerazione dall'Agenzia delle Entrate, che noi abbiamo invitato, che non vedo, non so se insomma, noi però correttamente abbiamo invitato, perché pensiamo che anche loro sono parte in causa importante in un momento come questo di discussione. E quindi moltiplicano per 3, per 4, per 5 volte quelli che sono i valori fissati da un consiglio comunale, non si tengono conto, e quindi noi siamo costretti poi ad esportare i nostri clienti a poter redigere perizie che devono andare a cercare di sollevare certe situazioni, ma non sempre ci riusciamo. Appunto. E quindi questo, ecco perché ci siamo spinti a fare un seminario di questo tipo e chiamare un poco tutti intorno a un tavolo per cercare, e a voi stasera vi chiediamo delle risposte in questo senso, qualora ce ne siano. Grazie a tutti e passo la parola al Presidente. Buonasera a tutti, benvenuti in Confindustria. All'inizio del mio mandato, così come
si può rilevare dal programma, uno degli obiettivi era quello di creare una forte relazione con le altre categorie, le altre associazioni, soprattutto con gli ordini professionali. E sono veramente contento che voi siate qui. Tra l'altro io mi sono diplomato geometra italiano nell'80, insomma è passato un po' di anni, ci ritroviamo qua, non esercito perché insomma nel corso della vita ho scelto un po' di fare altro, però questa cosa, questa materia l'ho sempre un po' seguita, soprattutto perché è molto attuale, molto diciamo convincente. E ho apprezzato subito, diciamo, sia per coerenza rispetto al programma, di creare questa forte collaborazione, abbiamo già fatto altri incontri con altre categorie professionali, ma soprattutto perché riteniamo che gli ordini professionali possono dare un grande contributo su un territorio che ha un'orografia particolare. Chi meglio di voi tecnici conoscete veramente nei dettagli l'intero territorio della provincia di Avellino, e potete anche dare un supporto, diciamo, alla politica che a volte non ha delle competenze profonde, quindi in un'ottica di collaborazione costruttiva. Quindi io, oltre a ringraziare voi, saluto con il presidente dell'Ordine, Tonino Santosuosso, l'architetto Castiello, abbiamo il piacere di avere qui uno dei massimi esperti di pianificazione, diciamo, e che conosce il territorio, quindi noi un po' gli irpini e i sanniti siamo abbastanza affini. Abbiamo la professoressa Forte, docente dell'Università di Caserta, la Sunna Lampitelli, esperta di estimo, e soprattutto coniugare quello che sono gli aspetti tecnici con l'aspetto del valore. Si va a sintetizzare un po' quello che è il valore, la rendita, la fiscalità. Io non entrerò nei dettagli di alcune problematiche, però se me lo consentite cerco di lanciare un po' il sasso nello stagno. Nel 2013, esattamente una domenica, il 17 marzo, io scrissi una mail un po' al mio direttore e colleghi ed esprimevo una grande preoccupazione per l'adozione del piano di coordinamento territoriale provinciale, che era frutto, pubblicato già sul BURC il 27 dicembre del 2012 e quindi il 28 gennaio del 2013, che avevo verificato prevedere dei vincoli, diciamo, che rendevano di fatto la totale inedificabilità del suolo. Quindi io come industriale che cosa ho fatto? Ho detto le 12 aree industriali della provincia di Avellino sono tutte quante a ridosso dei fiumi e quindi abbiamo Morra, Nerico e Calitri che sull'Ofanto, insomma la stessa Nusco, perché parliamo di chilometri di inedificabilità a linea d'aria. Poi abbiamo il fiume Calore, dove abbiamo altre aree industriali, quindi abbiamo le aree di San Marco, Valle Ufita, dove ci sono ancora altre aree. Quindi, ma poi anche, diciamo, per l'orografia territoriale del nostro territorio, riuscire a trovare una zona che non ha un vincolo, ha un nomo dal corso d'acqua, e benché a volte qualche cosa non è considerato corso d'acqua, subentra la discrezionalità del tecnico, del responsabile del procedimento, che il diritto diventa un favore. Logicamente questo va completamente ad annullare quello che è il valore dei suoli, però intanto le imprese, ma soprattutto le famiglie e i cittadini si ritrovano a pagare l'IMU, quindi grandi contenziosi. Logicamente quando le tasse sono inique si genera da una parte evasione, da una parte la cosiddetta. Quindi avevamo già un po' colto delle situazioni. Quindi oggi la pianificazione del territorio con perequazione del valore economico, e chi meglio di un esperto di estimo ci può riportare, ci può ricondurre a dei valori ragionevoli da imputare, perché poi la sperequazione, non c'è bisogno di dirlo, che è la mancanza di uniformità ed equità nella ripartizione, mentre la perequazione significa rendere uguale una cosa fra più persone, quindi imputando dei correttivi e dei coefficienti di l'inedificabilità di fatto dovuta a questa situazione. Ma poi il valore è, ho visto che Torino, Antonio Santosuosso ha citato il fatto, dice poi i clienti vengono da noi per le perizie,
e si va in conflitto con l'agenzia, perché l'agenzia delle entrate dice: per me il valore di un terreno edificabile è X, poi non conto se questo terreno edificabile sia a Contrada Fenestrelle, sia a Rione Parioli di Roma, a Rione Trinità di Roma, oppure sia a Contrada Stillo di Ariano, oppure sia diciamo in agro di Sturno, magari in una zona dove non ci sono infrastrutture. Ma a parte, diciamo, della location, della localizzazione del sito, la presenza di infrastrutture potrebbero essere introdotti nei correttivi, vorrei dare uno spunto. Quale è l'energia elettrica con riferimento alla disponibilità di potenza? Non è tanto il fatto se arriva la corrente, se uno può mettere la lampadina, ma se c'è la disponibilità di potenza, perché sappiamo che a volte per fare una cabina elettrica ci vogliono diciamo anni. Adesso con la nuova legge sismica, per fare una cabina elettrica è diventato un affare di Stato, insomma. Io ci ho messo 8 anni per costruire, 8 mesi per riuscire a candelizzare una cabina elettrica in una zona con rigore archeologico, cioè un manufatto prefabbricato dell'altezza di 2,50 m, fatto alla platea sotto, ho dovuto fare tutto quello che è la procedura, l'autorizzazione sismica, cioè sono cose assurde che esistono solo da noi. Quindi, dicevo, i correttivi che possono essere tenuti presenti è quello che può essere la disponibilità di energia con riferimento alla potenza disponibile, l'acquedotto, la rete gas, le reti telematiche, la fibra, le reti fognarie che possono essere acque bianche o acque nere, la possibilità di depurare, perché nel passato nel territorio, sul territorio si è fatto di tutto, così come diciamo altri quello che poi con la nuova legge, diciamo la cosiddetta legge 16, la legge direi qua è per non per dare degli spunti a Pio Castiglione, me ne capirei bene da usare una cosa del genere, ma giusto per cercare di mettere un po' di carne sul fuoco, è il fatto che persone che a volte conoscono poco il territorio nella redazione di strumenti urbanistici, è vero che va pianificato il territorio, ma anziché privilegiare quello che può essere la concessione diretta, che porta ad altri diciamo disordini urbanistici, si creano le zonizzazioni oppure addirittura i comparti. Immaginiamo, per riuscire a rendere un suolo edificabile e fare una lottizzazione, quali sono i tempi, ma poi c'è un problema di investimenti, c'è disomogeneità fra i soggetti che dovrebbero attuare diciamo un piano di lottizzazione. Immaginiamo su un lotto di terreno ci sta la casa di mio nonno, dice: tu vuoi fare la lottizzazione, dove vai? Tu la casa di mio nonno non me la tocchi, insomma, scusate questa cosa. Quindi ci sono una serie di situazioni, ma soprattutto pensiamo a quello che è la crisi che ha colpito il settore edilizio e direttamente ha colpito voi, cari amici, non dico colleghi perché io non sono iscritto all'albo, però mi sento comunque uno di voi. La crisi dell'edilizia ha impattato anche su quello che sono le vostre attività, e intanto i costruttori si trovano stock di appartamenti invenduti oppure che ce l'hanno nelle scorte, nelle rimanenze dei loro bilanci, e sono costretti a pagare l'IVA. Fra l'altro diciamo la tassa è una tassa diciamo molto antipatica, perché colpisce il patrimonio, e quello che uno a volte costruisce per il patrimonio, uno ha già pagato le tasse per realizzare diciamo quello che sono comprarsi la seconda casa oppure la prima casa, oppure realizzare qualche cosa su dei terreni, oppure anche l'investimento di un terreno. Quindi c'è da affrontare questa situazione con razionalità, con lungimiranza, e mi auguro che possa essere l'inizio di un percorso per sensibilizzare la pubblica amministrazione ad evitare conflittualità e contenziosi, perché poi è un altro modo che quando si chiama i piani regolatori, gli amministratori, magari c'è qualcuno che pensa di andare in paradiso perché pensando di avere l'amico all'interno di un'amministrazione dice: mi fai fare la zona edificabile per poi capitalizzare. Poi dopo, se lo ritrovo la seconda volta l'amministratore come cliente, chi si è trovato il terreno edificabile si trova costretto a chiedere di nuovo il favore. Prima ti ho chiesto il favore di farlo edificare, ora mi chiedo il favore, toglimi il vincolo di edificabilità perché io non ce la faccio più a mantenere il patrimonio. Scusate, cioè ho voluto dare un poco, vi ringrazio molto, seguirò con attenzione questo, anche se sarò costretto un po' ad assentarmi perché ho da sbrigare qualche altra faccenda in contemporanea. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie.
grazie Presidente anche per gli spunti che ci hai dato, che sono ovviamente sentiti un po' da tutti quanti noi. Ovviamente faccio un'altra piccola premessa, ovviamente il dibattito, quando ci sono domande, lo rimandiamo ovviamente subito dopo la relazione dei, appunto, dei relatori. Adesso passo la parola al Presidente Prevete, perché così iniziamo i lavori per passare poi ai relatori. Grazie. Buonasera, grazie della vostra presenza. Ringrazio i relatori, che sicuramente ci toglieranno qualche dubbio che ci assilla a volte. Tonino diceva sulle problematiche dei valori, di i grandi cittadini, come dire, vengono dopo, da noi. Se ti ricordi, Tonino, noi anni fa invitammo i notai a fare una specie di perizia, una forma di valutazione prima di fare il logico, onde evitare proprio questi famosi accertamenti. Purtroppo notai, insomma, non hanno ritenuto opportuno questa situazione. Una convenzione, tra l'altro, che poi è arrivato nazionale con il CNG, quindi non è una cosa inventata da noi come collegio. Non ha funzionato. E quindi, in un certo senso, la colpa è anche del committente cittadino, che non si avvale della nostra collaborazione, della collaborazione di un tecnico, proprio nella fase in cui noi possiamo essere di aiuto. Bene o male conosciamo i territori, conosciamo più o meno le valutazioni che si fanno nei nostri territori, purtroppo vengono dopo, quando hanno quella famosa carta verde, la busta verde, vengono da noi e dice: che devo fare? Noi ovviamente, da buon professionisti, ci pigliamo questa carta verde, andiamo all'agenzia, l'agenzia ci dice provami, portami una perizia. Sistematicamente uno porta la perizia, però non ha sempre buon fine, e quindi inizia una trafila prima di accordarsi, è troppo, è poco, va in commissione tributaria. Il discorso qual è? È che l'agenzia delle entrate, lo sapete, è il salvadanaio dello Stato, quindi chiede soldi, anche perché poi in queste valutazioni loro non è che hanno colleghi o ingegneri o architetti che fanno delle valutazioni semplici, no, visto l'atto lo compariamo a, senza vedere, ma guarda, quell'atto fatto si riferisce a un altro comune, cioè che c'entra un comune che è limitrofo con tutta un'altra situazione, con tutte altre vicende. Dalle mie parti, sapete, coltiviamo le nocciole. Le nocciole hanno delle caratteristiche. Dove sta la pianura, diciamo a circa 100 metri sul livello del mare, abbiamo i noccioletti di prima. Mano a mano a salire fino a 800 metri abbiamo noccioletti di quinta. La differenza ci sta. Cerchiamo di far capire ai funzionari agenzie delle entrate, dice: no, noi usiamo le tabelle PAP. Dico: guarda, se un noccioletto di quinta esiste catastralmente, la differenza c'è su queste cose. Tranquillamente non se ne fregano, quindi siamo costretti a volte ad arrivare ad accordi, magari pagando, perché poi il cliente si fa il suo conteggio, dice: io pago, mi accordo con una cifra, 8 rate, 3 mesi e via dicendo, quindi, e finisce là. Per fortuna è capitato a me proprio in questi giorni la situazione che ho seguito personalmente, fatto delle perizie personalmente, noccioletto pagato 5.000 euro, l'agenzia dell'entrata lo porta a 100.000. Dico: guarda, questo noccioletto sta a 800 metri sul livello del mare, sta in testa dove sono stati i movimenti franosi del 98, cioè gli porto le foto, niente da fare, non ci dice: no, purtroppo mi dispiace, devi fare ricorso. Quindi vai in mediazione da 100 lo scende a 30,
non ne vale, quindi andiamo in commissione tributaria. Commissione tributaria non se ne frega proprio, dice no, 30. Quindi andiamo in quella regionale, di Salerno. E a dire la verità, quando ho letto la sentenza che mi è stata data proprio ieri, sono rimasto meravigliato, perché ha ribaltato tutta la situazione. In che senso? La commissione regionale tributaria ha detto che la commissione provinciale praticamente non aveva preso in considerazione la perizia giurata fatta dal tecnico, fatta in modo serio e coerente, ovviamente dimostrando che il terreno era in conto, era un nocciolino di Quinta, e lo dice chiaramente, c'è una differenza di nocciolino di Quinta. Il calcolo fatto per la valutazione con il beneficio fondiario, insomma, tutto questo praticamente ha dato ragione al cliente, ha annullato praticamente l'atto e l'ha condannato a 500 euro di multa. Quindi il segnale qual è? Il segnale è forte su queste cose, perché quando noi andiamo a parlare con i funzionari della gestione delle entrate, fermo restante che dall'altro lato non è che troviamo un tecnico, quindi c'è, è inutile che si parla, non si capisce. Cioè, allora a un certo punto dici, guarda, noi abbiamo bisogno di soldi, ci dovete dare i soldi, c'è proprio pane pane, vino vino, come dicevamo loro, insomma. Quindi ed è una cosa che non è giusta questa qua. Non mi voglio dilungare in più, portare questo esempio giusto per mettere a corrente i colleghi, che quando andiamo cioè, cerchiamo di portare più sentenze possibili, in modo tale che da far capire che gli occhi dello Stato sul territorio, siamo noi tecnici, e in un certo senso come dire, camminiamo in sinergia con loro, cioè avere una fiducia reciproca delle problematiche, se no altrimenti cioè, che senso tiene? Cioè, il tecnico viene, fa la perizia, guadagna la pura, però cioè, in fin dei conti non serve a niente. Quindi facciamo tesoro di queste cose, e quindi battiamoci con l'agenzia. Era stato invitato il direttore, ma non vedo che ci sia. Più volte ho cercato un colloquio con il direttore, ma è impossibile parlare, non lo so. Forse si parla prima con Mattarella, è più facile parlare con il Presidente della Repubblica che con il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Niente, mi fermo, vi ringrazio di nuovo della vostra attenzione. Grazie. Prego Presidente, prego. Ma prendiamo anche spunto da quello che diceva Gennaro Prete, nel momento in cui uno ci si ritrova da accertamenti da 5.000 euro a 100.000 euro, significa moltiplicati per 20, per cui questo è veramente qualcosa che bisogna cercare di essere un attimo più uniti, più coesi, di fare squadra. Ecco sul fatto che io cercavo di riportare questa collaborazione fra il mondo dell'impresa, e quindi non solo il mondo dell'industria, il mondo delle imprese in generale, ma degli ordini professionali e quant'altro, perché purtroppo l'Agenzia delle Entrate ragiona in un modo, diciamo con i paraocchi, per essere abbastanza pratici e per avere un linguaggio facilmente comprensibile. Non a caso io ho usato zona edificabile del quartiere Parioli, con una zona, diciamo, di una contrada che non ha valore fondiario, insomma. Di questo effettivamente stiamo parlando di una situazione, ma non solo, all'interno dello stesso contesto basta a volte cambiare di 100-200 metri, ecco perché il valore della perizia e il rispetto nei confronti della dignità professionale, a prescindere dal nome che sottoscrive la perizia, deve essere un attimo cercato di riconquistarselo, perché insomma non si può trattare il tecnico che ci mette, che con etica, con attenzione svolge un'attività professionale, poi viene sminuita se non offeso nel momento in cui non si prende in considerazione. Perché dicevo, a distanza di qualche centinaia di metri,
può esserci il suolo che può valere i 60 euro al metro quadro, così come ci sta il suolo che vale zero oppure addirittura inedificabile perché magari è in pendenza, non ci sono i servizi, non ci sono, ecco, e qualche cosa, non c'è viabilità. Noi ci siamo ritrovati spesso a Grottaminarda con le cosiddette zone D, in questo tiro un po' per la giacca Pio Castiello, dove per i lotti superiori ai 5.000 metri quadri bisognava fare la zonizzazione, senza infrastrutture ci sono state delle transazioni dove ci sono anche, poi ci sta chi se lo può permettere di andare dal tecnico e pagare la perizia, rivolgersi al tributarista, fare il giudizio di primo e di secondo grado, ma ci sono anche persone che, per non volendo avere problemi, accettano anche delle transazioni ingiuste e poi questo diventa una rendita, diciamo non una rendita, diventa un onere vita naturale durante per sé e per le prossime generazioni. Ma va a base pure per l'accertamento. Grazie, esatto. Grazie Presidente, ma è proprio così, mi permetto di dire che è così, perché insomma, voglio dire, questo, prima di passare la parola ad architetto Castillo, noi abbiamo un PTCP che non condivide e non contempla i numeri, che pure negli strumenti urbanistici ci sono, e purtroppo, per citare un caso ad esempio, io ho combattuto con l'Agenzia delle Entrate perché una zona I, architetto Castillo, una zona I ha Bagnara, per essere, per chi di Ariano, e vedo l'architetto Bavillo che saluto, il consigliere Corsano, anche il dirigente dell'area finanziaria, e voglio dire, lì è privo di infrastrutture, tra l'altro privo di accesso, c'è un fondo intercluso. Mi ha messo a paragone con un'altra contrada di Ariano che l'architetto Castillo conosce molto bene, che è San Liberatore, dice ma lì hanno valutato 10 euro al metro quadro. Ho capito, ma cosa significa San Liberatore con una striscia di terreno che semmai era confinante, quindi aveva un interesse forte questo estero, questo modo per acquistare un vicino, rispetto a questo che vale effettivamente zero o quasi zero. Quindi per cui ci sono queste discrasie, dottore Russa, che ci sono purtroppo nel nostro ambiente. Allora, detto questo, passo la parola all'architetto Castillo che tratterà la pianificazione della città post-ideologica. Grazie, architetto. Prego. Avellino ci stanno, visto che siamo ad Avellino, ci stanno il fabbricato sul ponte della Ferriera, a me mi piace fare degli esempi molto pratici, ci sta l'ex ospedale civile, poi oppure ad Ariano ci sta anche il tribunale che magari potrebbe essere utilizzato per queste cose, però con quello che sono anche alla luce delle nuove normative va incentivato la demolizione e la ricostruzione facendo delle cose eccellenti, insomma con le tecnologie che oggi si sono evolute e con quello che sono le nuove normative sismiche, anziché sprecare dei soldi, perché significa sprecare dei soldi su questi tipi di... Ecco, io sono stato qualche giorno fa a Napoli, non guidavo, perché di solito quando uno guida magari fa meno caso a delle cose, facendo via Marina ci sono dei fabbricati fatti in duro negli anni 50 che sono invivibili, per cui potrebbero essere avviate anche delle attività di riqualificazione urbana, anche se non è proprio il tema di quello che diciamo del valore della rendita e della fiscalità, di quello che è il tema dell'incontro, però approfittando di avere un relatore di tal livello, magari potrebbe essere, diciamo, lanciato un sasso nello stagno per sensibilizzare, ma questo serve anche a creare una ripresa, a mettere in moto un volano che oggi, diciamo, non abbiamo incremento demografico, abbiamo stock di invenduti notevoli di appartamenti, però abbiamo un'edilizia pubblica che non è sicura, cominciando dalle scuole, cominciando dai tribunali, a Bari abbiamo il caso che il tribunale sta sotto le tende, insomma, che è una cosa indecorosa proprio per quello che è la Repubblica, potrebbe essere anche oggetto di lanciare e di fare squadra, magari la prossima volta saremo più attenti a coinvolgere un po' di più i costruttori,
a coinvolgere direttamente anche l'agenzia centrale fra Goldman. Quindi noi siamo qui disponibili. Grazie. Prego, anche lì. Va bene. Il Presidente ha accennato alla riqualificazione. Fra pochi giorni l'Istituto Nazionale Urbanistica per gli architetti in sala, vi saluto Patrizia, l'intervidata, l'amico Bavillo ed altri, tratterà proprio questi temi. Non più della rendita, non più il piano della rendita, ma della riqualificazione, e che comporta evidentemente riqualificazione significa nuova qualità, ma attraverso operazioni che vanno da quell'aspetto sociale all'aspetto tecnico e via discorrendo. Quindi è la tematica, il tema, perché l'Istituto Nazionale Urbanistica si muove evidentemente sempre in, come dire, in sinergia col momento e anticipa anche il momento. Congruo, tra l'altro, rispetto al tema, rispetto al minor consumo di suolo, che ormai è diventato un... non un mantra, è diventata la nuova ideologia, poi tutto sommato. Però non mi voglio, su questi due temi qua, quindi ci siamo. Il Presidente mi ha detto io pubblicizzo questo aspetto perché in effetti si bisognerà fare un approfondimento maggiormente con gli ingegneri, gli architetti e i geometri insieme con altre classi professionali per capire poi i limiti di ognuno, di ogni attore, perché poi i tecnici evidentemente sono i piloti dell'automobile, però chiaramente poi ci sta evidentemente tutto l'altro aspetto del corpo sociale, il corpo politico, ma fondamentalmente il porto economico, e il credito, certamente se l'imprenditore non ha accesso al credito, dove va? Se la politica non favorisce questo aspetto, dove va? Se è chiaro che tutte queste cose si tengono insieme. Ma il mio tema è il piano post-ideologico. Post-ideologico è il nostro piano. Quello ideologico era quello di prima. E qual è questo prima? Gli ultimi 50 anni, 1968-2018, sono stati caratterizzati, e sono tuttora, perché in effetti le norme esistono, da quei decreti che uno ricorda quasi a memoria, così, 144, 148, 12 aprile 68, gli standard, da quando inizia a studiare, da quando all'esame di urbanistica gli dico, ma hai messo gli standard, ma hai messo il peperoncino nel qualche parte, è terrorizzato se gli standard non si trovano. È un dosaggio, è una dieta su internet, tre uova, quattro persone, e tutta questa bella dieta internet, oggi internet regola non c'era, venne fuori nell'aprile 68, però anche prima, perché c'era stata la legge Bondi del 67. Dopo la grande, come dire, la grande abbuffata dell'edilizia post-bellica, poi ne abbiamo avuto un'altra intorno agli anni 2000, ma questa qua è dalla porta, costruisce una casa addosso all'altra, venne fuori questa legge Conte, l'articolo 8 dice fate le urbanizzazioni prima di fare le case, che poi là nasce il piano di lottizzazione, su questo principio, e poi rivieremo gli standard. Quando furono emanati questi decreti ministeriali, uno che riguardava distanza dalle strade, altri che riguardava questi aspetti che vi ho detto prima, il mondo della pianificazione evidentemente aprì una nuova pagina. Andiamo a rivedere quegli scritti dell'epoca, perché è possibile rivedere i commenti dell'epoca, quello che c'era, la politica dell'epoca, gli standard, la città dei servizi, non è più solo abitazioni, ma avremo delle città, e si sprecano proprio, si preconizza quando di migliore, diciamo che cambia l'architetto non è un problema, ma è questo piano che ha questo protocollo. Dici mi devo curare a Milano il tumore? No, te lo puoi curare a Avellino, lo protocollo è lo stesso.
2,50 m per ogni residente, il lattuccio, 9 m per ogni residente, per il verde pubblico, 2 m per le attrezzature sociali, civili, 4,50 m ad il residente, se uno non c'è la residente non ce l'ha, per la scuola. Bene, così fissato per il residente. È chiaro che evidentemente anche oggi dice, non è mai possibile, noi vediamo un movimento che solo Dio lo sa, non ci sta più nessuno che pranza e cena a casa, figuriamoci la residenza. Oggi da parte d'Italia c'è 54.000 laureati fuori dalla campagna negli ultimi anni, stato dal barbiere di 54.000 barbe in meno, di quante barbiere in meno. Che sta a significare? Che evidentemente solo al pensiero che si possa strutturare oggi in una città per i residenti, quelli iscritti nella residenza, i 2,50 m di parcheggio o i 4,50 m per i bambini, che non ci stanno più i bambini. Io dove abito io a Via Bernarini corro con la macchina, prima non potevo correre, ma prima, tengo 66 anni, quindi voglio dire 40 anni fa, voi scherzate. Allora che sta a significare 4,50 m di scuola? E se non fate una previsione di 4,50 m di scuola, 2.000 residenti, per 4,50 m fate il calcolo e dovete indicarlo e non li mettete, vi arrestano. No, io non arresto nessuno, ma voi vi arrestano. E che sta a significare? Ma non ci stanno i bimbi, ma vi arrestano. E quel terreno lo espropriate. E come lo esproprio? Con i soldi. E i soldi di chi? Una canzone di Zucchero, di chi? Verrà qualcuno a liberare, a baciare la principessa, scende da cavallo, la bacia si rispetta. Non si sa. E allora evidentemente dopo 5 anni decade il vincolo. Decade il vincolo, come decade? Così, come decade i gersi del mio giardino. Bisogna fare il consiglio comunale, la declaratoria. E quindi marciano gli avvocati. Vedendo i giochi di avvocati, qui ci sta un'economia su questo nulla. Il nulla qual è? Che non ci volevano dire, i bambini non ci sono, i 4,50 m moltiplicato quel terreno non ci sono, che i soldi per fare quella scuola, ove mai fosse stata così, ma non c'è, non ci sono, a meno che ci sia qualche scuola che con questa fortunata che è avuto dallo Stato, sismicamente buona, via di scuola. E dopodiché evidentemente la decadenza del vincolo, che non c'è stato, perché il consiglio comunale, figuriamoci, riunire un consiglio comunale è difficile, che su un tema dell'urbanistica è difficilissimo, e quindi non abbiamo nemmeno questa declaratoria, gli avvocati citano, e quindi abbiamo conflitti, economia di scarto, ma economia, chiamiamola economia. Quindi evidentemente noi sul nulla, sul virtuale, stiamo lavorando, perché era ideologico avere un residente. Non c'è più residente, oggi c'è l'utenza. Al centro direzionale, la mattina, tutti voi, tutti noi siamo stati, ma quest'ora qua c'è il deserto. E allora quei residenti che stanno là, la mattina come troveranno il verde pubblico? Che poi noi ci stiamo fatti contegni, quanto azoto, quanta clorofilla, quanta cosa consumiamo, quanto CO2. La mattina è la fine del mondo, ma per gli utenti. La sera per i residenti, la notte non sappiamo. Quindi questo è il piano ideologico, che era basato su delle cose. Prima cosa era la scelta del progettista, ma questo è molto più lontano nel tempo però, prima dei bandi. Mio e tuo e suo, è socialista, è democristiano, è liberale, come ragiona, si può parlare, ora oggi mi sento di dire, ma con l'architetto Castiglio si può parlare, vuole avere sempre ragione lui, voglio avere ragione io, se non paga nessuno più, perché chiaramente che uno diventa più, voglio dire, più teso nei ragionamenti. Ma questo per dire che questo piano, che abbiamo, chi l'ha fatto tra le altre cose, chi lo ha redatto, chi lo ha portato a termine, perché il Sud non ha pianificato
il Sud ha delegato ai commissari della prefettura, ai commissari delle regioni, ai commissari delle province. La democrazia noi non c'è mai stata, mo a San Luca non si legge il sindaco, in Calzardegna non si legge il sindaco. Prima si leggevano i sindaci, però non potevano eleggere il piano. E quindi c'è stata un'analisi storica. Noi non facevamo i piani, tenevamo delle regole, gli standard. Per paesi che in effetti non erano meno in grado di esercitare il livello democratico. Napoli. Quanti piani sono stati redatti con l'avallo, conforto, l'omologazione, l'adozione dei consigli comunali? È stato il festival dei commissari, dei commissariamenti. La democrazia non è stata mai esercitata. La scelta delle aree, in quel piano ideologico, la scelta delle aree bisognava che ci fosse un Deus ex machina che scende dal cielo e risolve una situazione critica, come nel teatro greco, no? Perché Filippo scendeva da una macchina, la macchina teatrale, non la macchina con le ruote, e una situazione tragica lui la risolveva. Era tragedia il piano urbanistico, rinviamo. In un modo o nell'altro, è colpa dell'architetto, è colpa di qualcuno, rinviamo, è una questione politica, non potete capire. Era il piano ideologico, che evidentemente aveva pure una strada preferenziale per la vendita, e quindi c'era una lotta da questo punto di vista, di una città che oggi perviene a noi in maniera tragica. Non mi dite che sarò retorico, la retorica non significa bugia, non significa, voglio dire, falsità. Se non si dicesse falsità, si direbbe bugia. Non è questo. Noi abbiamo le città che ci condurranno alla morte. Non certo tutti quanti, ma non lo sappiamo. Accende la televisione, vanno non so che, Piemonte, l'ultimo temporale era quei giorni. Poi un'altra cosa ancora, può essere pure Roma, figuriamoci Roma, albero che cade. Non è incuria. E perché facciamo convegni, alberi piantati alla bella e meglio, voglio dire, in provincia di Avellino, territorio fragile, come tutta l'Italia meridionale, l'Appennino è fragile, i piani ideologici hanno portato a costruire tutti i bambini. Tutti. Voglio dire, dove c'è la fragilità, siamo andati a costruire, abbiamo scelto di costruire. Allora è evidente che gli standard tot non sono serviti, anzi, ma non se ne è preoccupato nessuno. Gli standard c'erano, stanno tutti qua, che problema c'è? Poi passano i 5 anni e si vedrà. Ma la città qual è stata? È la città invivibile, pericolosa oggi, perché in effetti stiamo andando avanti negli anni. La città era invivibile, ma è pericolosa perché le strade, come stanno messe le strade? Le urbanizzazioni, come stanno messe? Chi si è preoccupato delle urbanizzazioni? Chi si preoccupava? Dice, facciamo le urbanizzazioni corrette, è possibile, passo sulla terreno di questo signore, di quest'altro signore, l'espropria. Allora l'espropria era un problema, non è come mo, dopo la sentenza, valore penale, dovunque. Parliamo di questi 50 anni. Allora il piano ideologico ha prodotto solo disastri. Qualche città storica si è salvata perché teneva già la sua città storica. Qualcuno si è salvato, proprio qualcuno, nell'ambito che sappiamo noi, voglio dire. Certo, non sto qua a citarvi Sirmione. C'era una Sirmione, sai che io, a Sirmione ci sta l'asfalto a terra, la strada come Monte Carlo. È normale, la città bella da ricchi, ma pure al tempo dei romani la bella da ricchi. Voglio dire, è chiaro che non c'è problema. Allora, da questo punto di vista, però la grande massa, che poi sia del centro o del nord, sta pure un nord e l'inferno del nord, vedete, il sud lasciamo perdere, la pianificazione così fatta non ha prodotto, perché non si incontrava con la realtà,
ma si incontrava col verosimile. Non giocava sul vero, ma sul verosimile. Non col reale, ma con il reale possibile. Qual è il reale possibile? Il virtuale. Tutta questa virtualità, basta che facciamo il piano. Abbiamo fatto il piano. Fatto il piano, siamo contenti, ci presentiamo al pubblico, abbiamo realizzato il nostro percorso. Abbiamo adottato il piano, che approvare il piano, figurato. Abbiamo approvato ad adottare il piano. Contenti? Di che? Di che cosa? Meglio un buon brutto piano che un miglior piano. Ma quante ne ho sentite? Ve le racconterò in un testo a parte dopo questo, quando vi piacerò. Ma quante ne ho sentite? Bene. Tutto questo ci restituisce un mondo non vivibile, ma ci restituisce un'altra cosa, una campagna totalmente disurbanizzata. Case, 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 pozzi perdenti, case, 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 fosse perdenti. Non parliamo poi di un rifiuto che viene da Benevento. Ma che cosa vi devo dire? Non mi l'ho comprato l'ortaggio, l'ho comprato il sabato, salmonella quanta ne volete voi, ma quanta ne volete? Chi cura sto sabato? Ma che diciamo? Quando ero bambino qualcosa a tufo, un poco di zuffo, ma mo è la fine del mondo. Perché? Depurazione? Ma quale depurazione? E allora tutto questo evidentemente comporta un risultato che contraddice le premesse. Le belle tavole colorate, specialmente quelle di attuale, se non vedi il colore è fatto per ingannare, non è che prendo dalla grafica, non è dall'urbanista, figuratevi, quelli vogliono il colore, non come quei vecchi sindaci che ho iniziato io 40 anni fa e oltre, che bianco e nero già capivano tutto, ma già avevano capito, ma voglio il colore, fammi vedere dove sta. Allora evidentemente quelle tavole là non producono nulla. Vedo ancora in giro quadri conoscitivi, non sta scritto niente, sta scritto quante cose sono state fatte. Il territorio, la conoscenza del territorio è il valore del territorio, perché questi piani così oggi ne stiamo parlando perché hanno portato a queste cose che hanno detto prima i relatori. Voglio dire, io vi dico che portano alla morte, l'allagamento, la donna che muore sotto al certo passaggio, che portano, per non parlare poi di altre problematiche, i signori che mi hanno preceduto e l'intervento poi che seguirà, hanno posto l'accento su un'altra cosa. Un piano da niente che porta alla morte, poi alla fine mi porta il disvalore che io pago l'IMU di un terreno. Che cos'è? Di un terreno costruibile, edificabile, che cos'è? E allora voi vedete persone che si sono indebitate per pagare l'IMU. Io non mi indebiterei, ho un mio amico, geometra di Benevento, allo studio, dice via, sto curando la questione, una persona, tizia Cai, teneva questi terreni edificabili, muore il marito, sono passati 10 anni, il valore, nessuno se l'è comprato, la poveretta 7.000 euro all'anno di IMU, perché nel frattempo chi attribuisce questo valore? Comunque è il comune che gli viene a dire guarda tu tieni questo valore, e si è fatto il mutuo di 30.000 euro, ne ha pagato 4 per 7, 28, io sarei andato a Monte Carlo di 28.000 euro, ma veramente alla grande, la poveretta impazzisce perché non sa come togliersi quel terreno edificato. O comunque non pensa proprio a fare la variante, gli altri programmazioni, figurate, stanno fuori dalla legge di Dio. E allora è evidente che noi oggi trattiamo questo argomento non perché stiamo ereditando 50 anni di disastri, di questi standard, gli standard della quantità, di 4,50 m per la scuola, dei 9 metri per la cosa, perché quei piani recano ancora, voglio dire, delle previsioni edificabili che evidentemente non danificano nulla. Sempre in provincia di Benevento, sia Avellino, conosco meglio il Benevento, però non è il caso, non sarebbe corretto. Un sindaco ha esumato, ha tirato dalla tomba
un vecchio programma di fabbricazione, il piano non l'ha mai fatto, non lo farà mai, e ha mandato su quel programma di fabbricazione l'avviso a tutti per quanto riguarda i 5 anni arretrati di la gente impazzisce. Ecco, e allora il problema è il valore, la rendita e la fiscalità, il tema. Quello che sta dietro di noi, il piano diciamo, virtuale, il piano possibile ma non reale, il piano fatto per i vari. Qua siamo una cinquantina di persone, eravamo, poi se stanno andando, sono una quarantina. Ognuna di queste persone ha diritto a un bar. Oddio. E questo vano ve lo dovete costruire. Se vi sposate sono due. Verranno i figli, non verranno, lo sappiamo. Quando verranno i figli facciamo la variante al piano regolare. Questo è 50 anni dietro di noi. Ma quante volte hanno chiesto? Ha chiesto vano dove lo facciamo? 3.000 abitanti, 3.000 vani dove stanno? Come stanno? Sta chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno, chi ce l'ha proprio, chi aspetta la casa popolare, chi vive nel tugurio. E allora gli architetti in questi 50 anni, compreso il riparo, gli architetti soggetto, hanno fatto di tutto e di più, maghi Merlini. Una persona presente in questa sala mi definì un ventennio fa, forse di più, sei il Silvan dell'urbanistica, contento, eravamo diventati quelli, Silvan, perché dite voi? Poi sono stato in Calabria, lavoro, e ho trovato un paesino, stanno paesini a Po' Formosa, che poi il Silvan non vuole più vani, dove questi vecchi piani li ho fatti bene, che erano paesetto di 900-800 abitanti, il piano regolatore prevedeva 6.000 abitanti approvati dalla regione, e allora loro a distanza di anni quasi a parlare contro a sto poveretto dicono no, io sono mai vecchio, non so quando ancora cambio, non lo conosco a questo, ma state sicuri che non è colpa di questo signore. Questo signore doveva lavorare nell'Appennino Calabro, dove c'è stata sempre la fuga delle persone e dove lo Stato gli imponeva di fare gli standard per i residenti. Primo trucco era l'aire, sommiamo l'aire, non l'aire, sommiamo queste cose qua, e secondo trucco era che c'era comunque una persona, uno, un figlio di un assessore, ma nemmeno il figlio dell'assessore, un cittadino, perché quel politico si manteneva con quel cittadino come io questo bicchiere d'acqua. Il cittadino, no, i cittadini, non il cittadino per antonomasia, il cittadino, quello lo dobbiamo salvare. Soldato Ryan è giunto tutto dopo, e quel cittadino si deve fare una casa, e come la facciamo la casa? E no, non deve fare la realizzazione, e non deve fare questo, ma sta lontano dal centro, non sta, sta là. E allora per arrivare là, se ci arrivo solo col cerchio, la procura vi piglia, hai fatto interesse pubblico, sei così un cittadino. E allora troviamo il modo come arrivare là, e arriviamo là in un modo o nell'altro pianificando la zona omogenea. Dopodiché questo cittadino che sta qua scopre ora che deve pagare l'IMU e succede la fine del mondo. A me però non scopriva niente, perché tu insomma gli facevi pure conto, voglio dire, è una zona edificata, anche se la vigna doveva rimanere in zona C. Però per mettere questi terreni bisognava dire che c'era un fabbisogno. E se no, non trovi il fabbisogno, dicevano i professori quando l'esaminavano. E allora questo fabbisogno dobbiamo aumentare. E quindi tutti si vanno. Si aumentava un fabbisogno virtuale per arrivare a dire che una persona se la fa a casa. Questi sono i piani regolatori che sono stati fatti, né più e né meno. Però dite voi che stai in provincia, e quando andiamo nella metropoli, bene, nella metropoli c'è il calcolo più raffinato. Come diceva la mia professoressa d'architettura, che adesso sarà anziana, ma all'epoca voglio dire, non faccio il nome,
ci sono delle prostitute, ci sono le prostitute, diciamo, di alto bordo. Allora così, paragonando certe, la nostra facoltà, allora evidentemente noi, quando vai nella realtà, ci sta più alto bordo, e l'alto bordo ti porta un calcolo più o meno raffinato, ma quello è. Dove evidentemente ci sta anche alla base una dialettica, la cosiddetta dialettica della ricucitura della città, l'enfasi, significa gonfiare. E allora noi a questo punto ricucire, a sinistra si è piena del mano. Come si poteva frequentare se non ricucivamo? Dobbiamo ricucire la città. Ricucire. Oh, che significa questo ricucire? Devi riempire gli spazi vuoti. E allora, nella migliore dei casi. E dopodiché succedeva tutto quello che evidentemente portato poi. Vedete, non parlo di abusivismo, è stato un altro pilastro. Perché il piano non reale comporta l'abusivismo. Se io offro tutti i frigoriferi a 10 mesi, questi poveretti abusivamente vanno a comprare la stufa di contrabbando. E io continuo a portargli i frigoriferi a 10 mesi sempre, gli acciaie, questi vanno a comprare la stufa. Per dirvi che c'era vero e verosimile, è tutto verosimile, perfettamente verosimile. E i timbri, ci vuole il timbro. No, non c'è il timbro qua, io voglio del timbro della regione. Anzi no, quando ho iniziato io veramente c'era il timbro del Ministero dei Lavori Pubblici. Che bello! Quando arrivavano da Roma questi personaggi. Ma nemmeno Trump e il coreano. Chi gli arriva lo sportello, arrivava un'occhiata. Poi dopo il 77, il TPR 616, ci fu la regione. E anche là, come dire, bisognava. Poi c'è la provincia. Oggi siamo ridotti a ben altra cosa, oggi è il consiglio comunale che ha proprio il piano. Però evidentemente non c'è più la tensione di una volta. Ma in quella tensione che c'era, mettere su questo apparato scenografico era il piano. Nella sostanza non era col piano che si perseguivano i grandi interessi dalle parti nostre. C'era un acquisto prima, si faceva una variante al piano e costruivano le case. Dopodiché iniziarono gli interessi di polizia convenzionale, quelle che era quella quota che gli amministratori potevano destinare alle imprese. E l'altra quota era lottizzata, la cooperativa rossa, la cooperativa bianco-rossa, la cooperativa rossa-gialla, bianca, verde, una repubblicana. Quindi quella l'ha lottizzata già, ma quella quota che invece andava, che l'amministrazione affidava all'impresa che poi vendeva a prezzi concordati, evidentemente era, voglio dire, quindi qual era la speculazione grossa? Passava sempre attraverso questi istituti di edilizia sociale. Ci manca l'edilizia sociale, si risente di dire, non sanno niente, non sanno che l'edilizia sociale è stata il più grande. Voglio dire, nell'urbanistica è stata, voglio dire, la finestra nella quale si è calata la politica, via discorrendo, voglio dire, primo piano Ministero dei Lavori Pubblici, porta via Roma, poi Regione, e tutto si manteneva là. Dai Monino, Gallaratese, guarda quanta pecore belanti, ma assai, assai. E allora questo piano qua non era il piano reale, assolutamente. Era un piano che doveva contenere queste cose, poi si vedrà, infatti è rimasto parecchio non risolto. Bene, questo modello oggi non funziona più, e non funziona più, lo stiamo assistendo negli ultimi anni, quando i comuni hanno chiamato l'appello, hanno chiamato la resta sull'IMU. Perché sta storiella esisteva anche da prima, però non è che la applicassero, però dopo il 2007-2008 la crisi, i trasferimenti non arrivano più da Roma, Roma che piglia il controllo economico sui comuni da capo un'altra volta, ma non, voglio dire, 5-6 anni fa, e allora i comuni che devono reperire risorse, non hanno più trasferimenti, la chi è che possiamo pagare gli stipendi, dove di prima ti pagano 100 milioni, 150 milioni, terremoto 200 milioni, parcella. Mo' 2.000 euro, e come li troviamo? Segretario, consulenza si possono affidare. La Corte dei Conti, ma quante cose? Stiamo a zero.
Quindi questa siffatta situazione, peggio della mano dei disperati, a un certo punto viene fuori lì e i cittadini che devono pagare. In qualche comune ho assistito personalmente, chiamato dal sindaco, che il cittadino sta passando via di fatto. Via di fatto. Per non dirvi di Benevento, dove evidentemente una persona ha avuto tre anni precedenti, muore si è sommato altri due, tiene 5 ettari in zona D1, 120 euro al metro quadro, te paga 35 con le sanzioni. Non stavo in presuicidio perché sanniticamente dice io non pago niente, però il momento si va verso un dramma e voglio di farli abbattere di non abbattere, e questo che comporta? E arriviamo e introduciamo il concetto che sarà meglio, però la premessa è infondata, meglio che ce lo ripetiamo, noi siamo da dimenticare. E no, non dobbiamo dimenticare nulla. Io e i miei collaboratori, quei pochi ancora reperibili che hanno un amore per l'urbanismo, dimenticate tutto. Sapere come si calcola la densità non è proprio importante. L'indice territoriale diviso, ma state a perdere. Che cos'è lo standard? Ma lasciate stare. Capite che la città deve essere almeno primum vivere, almeno vivere. E allora vivere significa che verranno le alluvioni, come si chiamano oggi, le bombe d'acqua, evidentemente non diciamo, siano canalizzate bene e non ci stanno in queste welfare, non c'è questo standard prestazionale. E allora prima che cos'era? Non più il medico, non deve 3 litri d'acqua al giorno. Chi siete? Siete. Pure a qualcuno gli scoppia la cosa, 3 litri di acqua al giorno. Non è così. Evidentemente ci sta un comune che ha bisogno di un certo tipo di standard prestazionali per la prestazione. Se io devo venire davanti a voi, devo essere prestazionale con la giacca, ingabbiato qua dentro, e invece mi piace camminare con un altro modo, con la maglietta, ma non posso presentarmi a voi con la maglietta. Questo è lo standard prestazionale, non una maglietta a testa. E allora, per sapere questo, bisogna avere conoscenza. E conoscenza che significa? Valore. Valore economico, valore ecologico, valore ambientale, valore storico, tanti valori, tante sfumature di grigio. Ma ce ne sta una che non scappiamo. È il valore economico che sintetizza tutto. È la cosa più difficile che non sa fare nessuno. No. La stima. La ricerca. Di quello che potrebbe essere. E perché tutto questo? È perché l'IMU ci dice che bisogna pagare sul valore, voi mi insegnate queste cose, sul valore venale del bene, venale. Venale. Beh, poi dice sul venale. E allora evidentemente quando io comune vado a individuare delle aree fabbricabili, vedete, uso il linguaggio dell'IMU, no? Aree fabbricabili, no terreni, terreni sono più agricoli, però se sei uno IAP non vale, perché io non sono IAP. Allora di conseguenza voglio dire, queste aree fabbricabili, quando le vai a mettere a dismisura, ci sta ancora chi dice a chi le facciamo? Diamo, pensi sta nell'epoca del Bettino, ma quando era bello, gli anni 80, è aumentato il nostro debito pubblico, ma abbiamo vissuto bene, dai! Lorenzo De Medici era zero rispetto a quello che siamo stati negli anni 80. Che fai? Questi qua ti picchieranno. E in prima casa li picchiano. Perché evidentemente li picchiano? Perché si ritrovano ad avere un emo subito. Dopodiché, non abituati. E dicendo, ma questo quando l'approvano il piano? Non esiste quando l'adottano il piano. Perché da una legge finanziaria non so di quanto, scrisse l'adozione. E quindi di conseguenza lo adotti e poi l'ufficio tecnico fa la comunicazione. Quindi l'adozione del piano è un momento di dolore, cioè è come il parto. E allora dobbiamo arrivare a fare le cose in maniera partecipata, concordata. E come si fa? E non si fa più.
col Deus Ex Machina che scende dall'alto e risolve il problema della commedia. No, gli attori della commedia devono fare in modo di non arrivare al punto di rottura, nel senso devono procedere correttamente. E allora se la città non ha bisogno, non ha bisogno. Se la città ha bisogno di altro, ha bisogno di altro. Se la terapia deve essere in un modo, deve essere in quel modo. E poi ci sta una parola che tutti quanti scrivono, sostenibilità. Mentre prima abbiamo tutti immaginato, no, come pure io ho un figlio, ognuno pensa proprio figlio, professore, ministro, attore cinematografico, calciatore, Ronaldo, anzi no, sono immagini come a Messi, ogni genitore, non ce ne sta uno che non se le immagina così, la realtà è un'altra, e allora secondare quella realtà, se noi siamo, ci possiamo permettere di vivere in questa direzione. Quale industria? Ci sono riusciti in un buon comune, però ho trovato terreno fertile. Era, come si dice, un terreno già zappato, già lavorato. È come di Pertosa. Ma perché stavano già con quella mentalità? Già avevano questa mentalità. Quale? Togliamo questi pip sul fiume da Tanagro, ma che c'entra? Natura. Ma un finanziamento fra due musei della natura. Cacciò con bianco, non c'è mai bisogno di fare maggioranza e opposizione. L'unico parte dove mi sono interessato ieri, dove vidi il sindaco, ho 700 anni, li conosco tutti e 700. È un caso unico, sì. Però evidentemente, e questo ci fa riflettere, che noi, là nessuno sogna di fare un grande industria l'occupazione. Sogna di vivere in maniera sostenibile. E allora noi, come media città, piccola, città medio-piccola, come si a pensare di portarsi tutti i guasti del nord? O di una urbanizzazione selvaggia come del nord? Oppure di un'ubriacatura post-sisma che non passa più? Ecco, dobbiamo quindi ricondurci alla realtà, ai principi di realtà. Un piano urbanistico non è più possibile redigerlo così, con quella, come devo dire, con quella categoria di pensiero di 50 anni fa, perché la legge dice che è lo standard, ma come dice un mio amico, lo standard non lo voglio proprio vedere. Che cos'è sto standard? O la zona di espansione per forza ci deve stare, che significa? Andiamo a o le zone agricole, le zone agricole, qua ci sono delle persone che pensano che noi oggi andiamo, abbiamo le zone agricole, non è vero. Ci sono stati degli investitori che volevano fare un campo di golf a Benevento, non l'hanno potuto fare. Dicevano anche lì, come facciamo? Qua ci stanno da scoprire a casa, non ci conviene più. Perché quel signore là, tira la casa, brutta pure, ci aveva problemi. Non abbiamo più un terreno, non per fare l'agricoltura biologica, quella bella cosa, che piace pure a me, figurarlo. Per fare un qualche cosa. Ebbene, questo perché? Che abbiamo fatto? Dove la vuoi fare la casa tu? Là, fattala. Come te la fai? Poi si vede. Tua suocera com'è? Mi devi la suocera nella migliore dei casi, che è bracciante. Non è, ecco, e allora, un po' con l'ufficio tecnico, un po' chiediamo all'architetto Castiglia, chiediamo all'architetto Tizio, possiamo tiracchiare, possiamo fare, e teniamo tutte le aree aperte, chiamiamole così, che non si capisce nulla. Come raggiungerlo, dove raggiungerlo? Ogni volta che so dal telegiornale del giornale che c'è stata nella villa isolata un furto della villa isolata dove non si poteva chiamare aiuto, bella isolata, e io rifletto su queste cose. Di che ve lo immaginate se questa persona bello, tranquillo, tranquillo, stavo con la moglie, anziano, in un bel condominio, in città. E la città sicura si fa anche in questo modo. Noi invece abbiamo demolito il campo aperto, sia per i fini agricoli che per tutto il resto, e abbiamo fondamentalmente totalmente disarticolato ogni valore, perché quella casa che ci ho messo proprio milioni di euro, sta qualcuno che ha speso milioni di euro per farsi delle ville in campagna. No,
apposta perché ha speso pochissimo. Che valore è? Per me una cosa, se non sta sul mercato, non ha valore. C'ha valore affettivo. Valore affettivo, sti occhiali me li sono comprati dall'eticolante a me caro, messi cara ieri, è valore affettivo. Ma se anche centesimo, un centesimo. Il valore è quando questa cosa la posso mettere sul mercato, anche se non c'è. Perché chi gli dice questa cosa ti riconosca che vale tanto, ma non la posso comprare. Allora voglio dire, i nostri territori sono deboli geologicamente, deboli ecologicamente, deboli come valore. E allora che dobbiamo fare? Rimboccarci le maniche. Non fare più il piano dell'ideologia, ma il piano della realtà. Principio di realtà, crudo, violento, crudo. Poi verranno gli altri. E allora quello che veramente occorre, come deve essere fatto? Purtroppo, evidentemente, voglio dire, la realtà ancora non è stata calata negli strumenti. Siamo ancora per fare calare il piano regionale, gli alloggi, non il vano, il superamento da alloggio a vano, dobbiamo fare un blitz. Quelli stavano fermi ancora al vano. Ma è chiaro che chi fa il chirurgo, lui, la moglie, un bambino, la casa con sei vani, voglio dire. Chi invece, voglio dire, fa l'impiegato, la classica 1200 euro al mese, lui e la moglie, arriva la coppia in gemelle, due stanze. E non è che dividono, come il pollo di Trilussa, non è che fanno 6 più 2, no. E allora c'è stato tutto un disguido. Ecco, perlomeno riportarmi ad alloggi, ma nemmeno così va, perché evidentemente la proprietà degli alloggi non è che è stata divisa secondo regole e piani quinquennali, che nemmeno lo Stato mi faceva questo discorso qua. Bene, è evidente che c'è da riflettere su questa cosa, dove non si può guardare. Il Presidente parlava alla riqualificazione, ecco, il tema dell'Inno è la riqualificazione, quindi non si può guardare al piano come occasione di sviluppo, ma c'è necessità che questo benedetto sindaco, questo benedetto assessore abbiano maturato un po' di percorso, che gli studi li hanno fatti, ma un po' di percorso, che oggi il concetto di sviluppo non significa più, mi tende a parlare in dialetto, non significa più avere aree di espansione confinate là, perché come le metto con questa matita? Sto creando un danno. E su questa cosa ho trovato delle sensibilità. In che senso? Se io dico che in un comune è bellissimo fare un sentiero, quelli ti ridono e non mi vengono appresso. Se io dico, guardate, c'è la possibilità di avere dei soldi dalla regione Campania, facciamo la pratica, e quindi bisogna procedere in questo modo. L'obiettivo, l'eterogenesi dei fili, con tante cose raggiungiamolo grazie a IMU, mi verrebbe da dire, perché finalmente ragioniamo su un fatto, che il piano deve essere fatto, redatto, studiato, partecipato riguardo al vestito che una persona fa per se stessa, ovvero pensato su breve termine, programmato su breve. Poi il concetto del grande termine strategico e strutturale, ma che può fare un comune di 1000 abitanti? Quella è una questione che riguarda qualcosa di più vasto, che per ora sono città metropolitane, province, gruppi di comuni, unioni di comuni, ma il singolo evidentemente c'è necessità di. Quindi le aree che restano, quali sono? Sono i cosiddetti frammenti, lacerti, residui, relitti, che residuano. Ecco, questi qua non possiamo fare delle nostre città dei parchi pianificati, tutto verde, visto che non ne abbiamo, però evidentemente dobbiamo conciliare anche delle cose, evidentemente, quelli e quelli e quelle aree che stanno là, appartengono a qualcuno, a una qualche aspirazione, il comune non può espropriare, la città ha necessità evidentemente di riorganizzare residenze e servizi, mai che solo residenze, no, Giuliano, le cose, come si chiama? Le vive, residenze e servizi, sempre. E allora per riorganizzare residenze e servizi
c'è necessità di questa socializzazione e destinazione d'uso, possiamo commistione, va benissimo, un valore. Questa compresenza evidentemente deve essere orientata e deve essere orientata dal piano, ma non più il piano di una volta. Il piano dove ci sta la base, la prima carta, quanto vale questo? Come si faceva? Come si fa? Questo quartiere dove abito io, dove c'ho lo studio io, è la metà. Secco, il valore. Sta sempre Benevento, città piccola, non sto fuori. Quindi chi fa il piano deve saperlo. Sto in zona B con lo studio, sto in zona B dove abito. Abbiamo lo stesso indice. Ma uno beve due bicchieri d'acqua e uno ne beve uno solo nella realtà. Oh, e allora su questo vedete quante riflessioni le fa l'architetto da solo? No, le fa, voglio dire, un consesso, se oggi si parla di comunione di saperi, oggi si parla di Egitto, oggi si parla di, ecco, l'architetto coordina questi aspetti, ma fondamentalmente la pubblica amministrazione, lo so, pubblica amministrazione non si può permettere nulla, ma non a caso gli strumenti di piani regolatori generali erano per i quadrulli 100.000 città abitanti, qua volta da 80, qua volta da 50, ci stanno le tabelle, mai nessuno avrebbe obbligato un comunello come Pietro Crispino a fare il piano urbanistico. Ci fu la legge sul territorio 14 che obbligò i comuni a fare i piani, era buona legge, ma fatta d'Angelo, però se io dico d'Angelo già la pianeria prima. Allora di conseguenza va fatto. Ma poi alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo alimentato i conflitti. E allora è evidente che anche questi istituti della partecipazione, intesa come ha fatto socializzazione di questi aspetti, compensazione, e da ultimo evidentemente la recente legge che ha modificato il codice civile, e perciò i geometri. Comunque, voglio dire che ha introdotto il diritto, la compravendita del diritto di edificabilità, che va trascritto. Il piano deve disciplinare questo. Dal 2011, il governo di Berlusconi a ottobre, il governo, il Parlamento, nel 2011 chiuse questa norma, questa legge, era un decreto legge che veniva in mano, e dopo pochi giorni poi andarono via. Bene, questo diritto di edificabilità, diritto reale, che decolla e atterra, ma ricordo Manzoni a me, che atterra e suscita, bisogna dire che è un altro concetto, però evidentemente è che il piano deve comunque gestire, controllare, deve comunque, voglio dire, orientare, normale, legge, non è che ne teniamo moltissime in Italia. E anche le esperienze fatte al nord non è che sono tutte quante belle e floride, però il problema c'è, dobbiamo stare sul pezzo. Tutte queste cose ci invitano a una cosa sola: il diesel nel 2020 finisce, 21, 22, non lo so, tra 3 anni ancora arrangiamo con la nostra macchina, poi si vedrà, questo è il nostro modo di vivere, però finisce. E così evidentemente l'urbanistica, che è l'urbanistica che, voglio dire, diciamo, che ci ha visto protagonisti nel bene, nel male, quell'urbanista che bastava cambiare il nome dell'architetto e veniva meglio. Non è così, era un teatro sapientemente orchestrato quando si trattava di commissariamento, prefettura, commissariamento, sovrintendenza, commissario. Quindi ci stava una società al di sopra di questo micro società che era il sindaco, gli assessori e consiglieri, che stavano più al di dentro, questi al di sopra. Quindi era un controllo sociale che è difficile spiegarvelo adesso. Però per dire, tutta questa faccenda è finita, è totalmente finita, come il diesel che entra via. Dobbiamo conoscere i nostri territori e prima di tutto dobbiamo stimarli. Com'è possibile che io debba cedere in un comparto 40%, 50% del mio terreno? Quanto vale del mio suolo edificabile? Quanto vale?
quanti comparti sono stati attivati nel PUC di Avellino? Siamo qua. O quanti comparti sono stati attivati nel PUC di Benevento? Siamo qua. Salerno ha fatto qualcosa. Bene, perché? Diciamo perché siamo in una condizione di così. Ma la crisi l'abbiamo conosciuta e tutto il resto. Fondamentalmente, il problema è un altro. Come li abbiamo individuati? Tu, a cascata. Ego ti battezzo pisce, io ti battezzo pisce. Non è possibile. Voglio dire, tu diventi comparto. Tu devi fare questo. Tu costruisci e darai il 70%, partorirai con gran dolore e darai il 70% delle tue aree al comune. Io le ho comprate, le ho pagate, le do il 70% al comune. E non faccio niente, nulla, mi fermo. Anzi, non faccio nemmeno più l'acquisto. Cioè, è andata via il comune. Ma la povera crista che paga l'IMU, perché questi gli ha restituito i soldi, dice, chi da te le ha questa per l'IMU? E così comparti. E allora, ve lo immaginate voi, un valore vero a questo scambio che sto dicendo? Il comparto cede il 70% perché cede una bottiglia di strega, valore 20-22 euro, 23 euro. Bene, ne ricava 52 con la costruzione. Gli diamo un poco. Ma se ne ricava 32, 22, non va bene. Quindi scambiare, socializzare, dice, socializzare Marx, alla fine, poi stanno i vari marxisti che io interpello, alla fine della loro, non è proprio così, via, vabbè, comunque, alla fine della propria vita, introduce questo concetto nuovo, la socializzazione, che poi a Benevento fu introdotto dallo zio del qui presente Fabiano, dico bene? Ah, che con il quale mi sono sempre soffermato a parlare moltissimo, grande architetto, urbanista, affascinante, che a un certo punto è tutta socializzazione. Quando vengono da me i consiglieri, perché i consiglieri comunali che sto fanno poi alla fine? Parlano con l'amico, non fa perché sai, non fanno scoprire, non fa perché mia, prima che è sta socializzazione. E quando gli ho detto, abituati a dire questo microfono è mio. E io lo difendo, ci metto una rete, una controrete, un muro, un contromuro, ci metto i soldati dell'ISIS che stanno senza lavoro, li chiamo, mettetevi qua. Che vuoi socializzare? Questo è il vero problema. Che evidentemente noi, questo interesse privato, costruisco i miei appartamenti e contemporaneamente costruisco il bene pubblico, ovvero concorro al bene pubblico. Ma che è la società socialdemocratica che non abbiamo mai realizzato in Italia? E allora, e come se ne esce? Sono interrogativi. Allora questo convegno arriva, come su, fuori di qua ci possiamo chiedere, ma mo come ne usciamo? Il Stemmaier disse, diciamo, no, che ne fai più cosa? Facchione, se ne va pure lui. E restiamo con lo stomaco, con le macchine di sullo stomaco. Tutti se bene il Mercedes, no? E allora dobbiamo porci l'interrogativo, così come ci vuole l'interrogativo evidentemente su altri punti. Ci dobbiamo con l'interrogativo la pianificazione, come la facciamo? Non la sappiamo. Io quando incontro, salvando la pace di qualcuno, i sindaci, è la stessa cosa quando andate nel bar. Tu cosa prendi? Ah, oh, non sanno, alla fine Claudino. Non sanno invitare, non ci sta nessuno che dice sto a prendere un acido, no, non sanno, non hanno gusto, non hanno gusto perché non hanno scelta, non sanno più scegliere, perché non sono stati abituati a scegliere. Quello che trovo, che li vanno dei ristoranti e pagano, portami quello che tiene, che come dare una rasura, la dite ciao, come c'è una rimanenza, gliela porto e loro pagano. Se io pago, mi porti questo, i soldi sono miei. Non sappiamo scegliere, figurate come scegliere urbanistica. Certi ritardi sono perché manca la scelta. È una cosa difficile la scelta. Voglio scherzare. Allora evidentemente
in un popolo come il nostro, dove libero arbitrio ne stava esercitato, mamma mia, contro riforma, figuratevi. Allora tutto questo noi oggi purtroppo dobbiamo cambiare categoria di pensiero, modo di essere. L'urbanistica deve dare la prima risposta, la daremo per quanto riguarda la fiscalità, perché in alcuni comuni arrivano l'architetto, togli, è accaduto in tutta Italia, è accaduto pure da paesi di Terria, Reggio Emilia, è accaduto in Umbria, ne ho conoscenza diretta, e in tante realtà, voglio dire, la fuga da togliere le aree fabbricabili di gente che non le vuole, ma così non è, così togliere non significa niente, diciamo, è come da prendo un melograno e tolgo i chicchi dall'interno, come si chiamano loro là. Bene, non vado, non risolvo nulla, c'è necessità di un'armonia, di un'organicità nuova, di una sensibilità nuova, di una capacità nuova a progettare perché conosciamo. E allora, poiché mi piace fare la retorica, questa parola, questa frase, questa locuzione è contenuta nei Laudi, le prediche inutili, e quando lui dice all'inizio del libro conoscere per deliberare, ovvero conoscenza, ma intesa in senso ampio, voglio dire, per decidere, che deliberare significa decidere. Ecco, noi dobbiamo fare esercizio con la pianificazione. Questa conoscenza avviene attraverso mille modi, attraverso mille pratiche, o poche pratiche, che dobbiamo imparare a porre in essere, ovvero chi verrà, che io comunque sono un punto di passaggio, ma non parlo per me, interessa proprio per me, io parlo al passato per me, ma evidentemente se appena appena ponendo in essere queste pratiche, la brutta parola porre in essere, però comunque diciamola, noi riusciremo ad avere città più sicure. Io non abbiamo a Sondrio, ho messo i tre monti di nave, fatto il piano, mi ricordo bene, Sergio che poi ha fatto insieme a Boeri il piano, o proprio lui per l'Expo, dice noi abbiamo previsto per premialità dei negozi di vicinato a piano terra, se questo signore qui costruisce e ci presenta tutti i negozi di vicinato a piano terra, lui può realizzare nella cubatura in più sopra nell'attico, si fa un altro piano, dipende quanti per prima. E questo accadeva 4-5 anni fa, 3-4 anni fa. Senti Sergio, guarda, prima di trovare il mio studio, quando ci arrestano? Subito arrestano tutti quanti. Ma Italia per Italia, lui assomiglia e l'ha concretizzato. Concretizzato. Perché? Perché la città è più sicura, anche perché sta il negozio di vicinato, ci sta il bar che fa chi gioca il biliardo, chi gioca un'altra cosa, fino alle 2 di notte, fino alle 1 di notte, stanno le luci, e quello che con il camioncino va che pigliava la bambina non l'avrebbe presa. Non è più sicuro solo col vitra dell'ISIS. E quindi dobbiamo superare pure questo nostro concetto, il volume, la quantità. Eh sì. Dobbiamo superare questo, ma io non ci riesco a superarlo così con due le parole mie, e né tanto meno penso che lo supereremo a breve. Noi vogliamo ancora il ristorante che il piatto deve essere così, non va bene. Quindi questa quantità, il concetto dello standard, la prestazione ancora non ci interessa. Quando fa il litro mi chiedono, che significa quando fa il litro? Che prestazione ti fa con quei litri? E allora abbiamo necessità quindi di rimboccarci le maniche e di fare, buonasera Presidente dell'Ordine, che non lo saluta nessuno, lo saluto io, Presidente dell'Ordine, gli architetti, Vicepresidente, nonché Assessore di Montefore. Vabbè, quello che sapevo, già mi conoscete, quindi già avete ascoltato, anche se non siete stati qua. Però voglio dire che questo impegno, da un lato, rappresenta, voglio dire, un fatto nuovo, forse gravoso, ma dall'altro lato è molto affascinante, perché anche voi come categoria dovete e dovreste essere presenti in quanto proprio quella materia, anche sul breve, perché noi anche sulle infrastrutture, tutte le stime possibili vanno prima di tutto
inserite nella conoscenza iniziale, da questo punto di vista. Io adesso ho approfittato del tempo a mia disposizione. Troppo veramente? Sì, sì, ma perché io, chi lo sa, chi mi invita lo sa che poi in effetti non mi ricordo. Alcune cose non le ho dette, perché evidentemente poi avrei tolto lo spazio, invece glielo do con tutto l'affetto di questo mondo, al Presidente dell'Unione Industriale, che ringrazio ancora per gli inviti, al Santo Susse, che ringrazio, al Presidente dell'Ordine dei Geometri, è l'ultimo con il quale io ho sempre intrattenuto bellissimi rapporti, fin dal vostro De Panfilis di anni fa, che mi vale proprio bene De Panfilis, grazie cose. Quindi adesso per questo ci trovavamo a Sant'Angelo dei Lombardi. Bene. Dopodiché evidentemente vi arrego di ascoltare, se ve ne volete alzare, ve ne volete andare, non è un problema, facciamo un break, ma ascoltatevi la relazione di Fabiana Forte, anche perché, voglio dire, Daniele ieri quando chiede dove è tua cognazione, da dove viene il cognome tuo, è fondamentale, e quindi lei, se non fosse altro, per questo, poi scoprirete le cose che vi dirà. Io ho chiuso e grazie. Non sprecatevi applausi, non fate nessun applauso. Grazie Filippo. Grazie Filippo. È vero, tu hai citato l'ottimo presidente scomparso De Panis da quando ci siamo conosciuti. Da quel momento credo che abbiamo trattenuto sempre rapporti cordiali e di stima. Vi ringrazio. Abbiamo ascoltato con piacere e ti sei dilungato molto, per dire la verità, perché poi è nel tuo essere, ti conosciamo, è quasi da dirlo, io mi sono trattenuto, però in effetti abbiamo ascoltato con piacere e ci ha fatto capire insomma di pianificare un po' più la realtà invece che l'ideologia, e questo credo che sia il fatto vero, è importante da di accedere al tedesco ma senza possibilità di vendita. Io diciamo ci sarà l'intervento conclusivo della professoressa Porta, però non posso non approfittare di questa occasione ghiotta per un innesco, visto che qua c'è Ariano, c'è Frumeri, ho visto Armando Zaffir e io sono di Grotta. Una cosa dico, oggi più che a pensare diciamo, ad un piano per il campanile col perimetro politico del comune, con quello che bolle in pendola, perché è partito comunque visto che un occhio all'economia non possiamo tenere, e né tantomeno voglio leggere di qui a 7-8 anni che, come ha dichiarato il sindaco di Afragola, non se ne erano accorti che stavano facendo la stazione, quindi sono stati trovati preparati. Grotta Minarca, Ariano e Frumeri hanno necessità per una determinata area, non per tutto il territorio, ma di fare un piano condiviso. Certo, sono d'accordo. Quello che impatterà sul territorio, e questa è una riflessione che vi invito a portare, tralasciando i campanili, tralasciando... Assolutamente. È inutile avere... Sì, sono ovviamente d'accordo. Io... ecco, mi riallaccio, mi ha appena inviato un messaggio di scuse per non essere stato presente, ma purtroppo per vari impegni, presente alla provincia, ci teneva a sottolineare il saluto e voleva essere qua, purtroppo è stato trattenuto da vari impegni, quindi non è potuto essere con noi. A questo punto non saluto ovviamente il Presidente degli Architetti che ci ha fatto la cortesia di essere presente, noi ti ringraziamo. Di fiscalità ordinaria, con l'ICI introdotta nel 92, che sappiamo ha sempre rappresentato una delle entrate più significative dei bilanci comunali, trasformata in IMU nel 2011. Ora, ora, a fronte diciamo di questo tentativo insomma di battere cassa, sicuramente insomma, si sono, proprio per come è concepito il sistema anche di assoggettamento, si sono verificate dei problemi, lo avete citato da più parti. Innanzitutto l'assoggettabilità dei terreni edificabili, secondo quel maledetto decreto del 2006, poi diciamo riconfermato da più sentenze della Corte di Cassazione,
appunto dice che un'area si considera da un punto di vista fiscale edificabile soltanto se il piano è stato adottato. Uno. Due, l'edificabilità, scusate, questo è il primo problema, l'adozione, quindi i tempi, la discrasia tra l'anticipo dell'imposizione fiscale e la commercializzazione poi dei prodotti. In più, l'imposta, è inutile che lo ripeto a voi che già lo sapete, trova il problema proprio più grave proprio nell'imponibile, che come ci ricordava pure Pio, a partire dal 1 gennaio di ogni anno di pagamento dell'imposizione. Ora, tanti comuni si sono attivati con decreti in cui stilavano valori di mercato assolutamente surreali, allineati anche con un periodo pre-crisi, sempre per battere casse e cercare di la finalità era questa, e quindi con un'imposizione sempre più insostenibile, al punto che questo fenomeno di restituzione all'amministrazione comunale del diritto edificatorio è un fenomeno che si inizia ormai a diffondere un poco in tutta Italia, ma addirittura in Toscana, che è la regione più esplorata da questo punto di vista, si è evidenziato che la maggior parte dei comuni, dei proprietari che si sono visti riconoscere con piano adottato un diritto edificatorio, hanno restituito all'amministrazione tale diritto, addirittura richiedendo la riconversione a suolo agricolo. Questo, guardate, è un fenomeno che ancora non è esplorato, ma che ce la dice lunga sulla insostenibilità appunto dell'imposizione fiscale e soprattutto della non appetibilità della edificabilità, cioè nel senso che oggi le persone, è passato un decennio di crisi, per quanto i dati iniziano timidamente ad essere confortanti in ambito economico, ma molti piccoli proprietari terrieri, e noi in campagna siamo caratterizzati da tante proprietà ultra parcellizzate, non hanno mica la vocazione, non hanno mica le risorse per investire, per trasformare i suoli, anche perché ancora una volta i tempi della fiscalità, 5 anni, io inizio ad anticipare, già psicologicamente non va bene, ma poi una volta non coincidendo i tempi di imposizione fiscale di commercializzazione del prodotto, tutto questo va proprio a erodere i margini di convenienza di remunerazione dell'investimento, e quindi anche agli imprenditori più forti con maggiore vocazione ad investire questo sicuramente scoraggia, insieme ad una domanda purtroppo ancora molto molto debole ed a un'economia che specialmente alle nostre parti non si riprende. Però per cui sicuramente questa imposizione fiscale, per quanto tentativo di catturare questo senso qua la rendita, è uno dei problemi che stanno alla base della restituzione, della rinuncia al riconoscimento di tale edificabilità. Per cui in questo senso ci auguriamo che possano essere presi provvedimenti un po' più seri a livello a livello centrale. Altra modalità per catturare la rendita, o perlomeno cercare di restituirla, sono i proventi derivanti dagli oneri concessori. Lo dicevo prima, quella è stata una delle iniziative più intelligenti in Italia. Anni 70, contemporaneamente negli Stati Uniti, con federalismo fiscale, si introducevano le Development Impact Fee, le tasse di sviluppo urbano. Un meccanismo che io ho studiato e che è molto simile ai nostri oneri concessori. Il problema appunto è la degenerazione degli oneri concessori. Un segnale di speranza è avvenuto proprio con il decreto Salva Italia 2014, se non sbaglio, in cui si introducono
il contributo straordinario, questa volta assolutamente proprio per i casi di varianti e trasformazioni d'uso, contributo straordinario che dovrebbe essere poi totalmente devoluto alla costruzione della città pubblica. Ancora, altro meccanismo, siamo sempre nell'ambito della fiscalità per cercare di distribuire la rendita, è l'imposta di scopo. Sapete tutti che in Campania questa imposta introdotta nel 2007 in Italia, in Campania l'hanno utilizzata solo due comuni, Lauro e Castellabate, eppure è un'imposta che consente di realizzare attrezzature collettive, quelle del contemporaneo, non quelle, diciamo, quelle che rispondono a esigenze contemporanee. Eppure questo è un altro strumento interessante per poter distribuire la rendita, sempre, diciamo, a partire, cioè si calcola sulla base dell'ICI. Accanto ai diversi meccanismi di fiscalità, e mi permetterei anche di aggiungere la fiscalità di vantaggio, come ad esempio i meccanismi di fiscalità di agevolazione alle imprese, pensiamo a quello che è successo con la ZES in Campania, ingestibile anche per la sua perimetrazione, però sicuramente per le attività imprenditoriali sicuramente la fiscalità di vantaggio in questo senso potrebbe essere, se assunta a livello solo nazionale, potrebbe essere un'altra alternativa efficace. Ma a fronte di questi meccanismi, diciamo così, distorti, soprattutto la fiscalità legata ai suoli trasformabili, esistono altri meccanismi che non sono alternativi a questi, meccanismi che hanno a che fare con perequazione, con sostanzialmente gli accordi. La perequazione tutti sappiamo che è stata invocata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica fin dal 1995 e nella perdurante assenza di una legge urbanistica nazionale quasi tutte le regioni, tranne forse il Molise, si sono dotate di legge urbanistica regionale demandando l'attuazione dei piani urbanistici a perequazione, compensazione, incentivazione, diritti, tutti i meccanismi che la nostra legge 16 contempla, ma che in quei pochissimi comuni che si sono da allora dotati di strumento urbanistico non sono praticati. Ci vuole molta audacia anche da parte di chi amministra la città, perché la perequazione non è un meccanismo tanto meno cinico dell'esproprio, però perlomeno consente l'equità di trattamento a tutti i proprietari di suoli senza fare a chi figli e chi figliastro. Il problema è che la perequazione può essere applicata nelle aree soggette a trasformazione, ma l'approccio che oggi occorre avere è cercare di contenere quanto più possibile la trasformazione o perlomeno rivolgerla tutta sull'esistente. La compensazione, l'incentivazione, prima il Presidente chiedeva relativamente alle questioni del degrado urbano, mi piace far presente che in questo momento l'Ordine degli Architetti di Roma, a cui io pure sto dando una mano, sta rivedendo la legge sulla qualità dell'architettura, insomma anche a seguito di tutto quello che è avvenuto in Catalogna, ecco, e questo dovrebbe anche tutto un sistema per incentivare, diciamo, gli interventi rispettosi della sostenibilità, ma soprattutto della qualità, qualità che non è soltanto efficientamente energetico, ma qualità significa qualità percettiva, estetico, simbolica, insomma tante cose che se noi ci guardiamo intorno non è che sono sempre contemplate negli interventi insomma, che si fanno. Per cui da un lato la fiscalità che rimane una questione risolta, il problema, poi il nocciolo della questione che insomma ci interessa a tutti quanti, la stima dei suoli, cioè qualunque piano deve partire dalla conoscenza, conoscenza dei suoli che significa classificazione dei suoli, che significa considerazione dei suoli nel loro stato di fatto e di diritto, che significa valore di mercato. Ora proprio il mercato dei suoli è il mercato più opaco, sappiamo tutti che il mercato immobiliare è fatto a macchia di leopardo, ma in particolare il mercato dei suoli, nella staticità anche delle transazioni insomma, segnata dalla crisi, è uno dei mercati più opachi, per cui tutti sappiamo che dal punto di vista estimativo
Il procedimento sintetico dovrebbe essere il procedimento di più immediata procedura. Il problema sono i comparabili, cioè non si possono considerare le caratteristiche, cioè non considerare tutta la famiglia di caratteristiche posizionali estrinseche e intrinseche. E diciamo, quando io vado a scegliere i comparabili, ma se io non ce li ho gli atti di compravendita, che io mi permetto di dire, cioè mi permetto da figlia di Carlo proprio, cioè oltre che da studioso di estimo, oggi purtroppo tante attività peritali che vedono architetti, geometri, anche in sede giudiziale, si basano su proprio una scorrettezza relativa al riferimento dei dati, cioè molto spesso il perito ancora omette, anche se è l'Europa che ce lo chiede con gli standard internazionali, omette le fonti. Se si usano le fonti sono i prezzi di offerta, perché signori, gli ultimi 6 anni questo diciamo ci ha dato il mercato, 0 transazioni, quindi prezzi di offerta di cui bisogna considerare il margine di trattativa. Ora però gli atti di compravendita sono sempre quelli che dicono il vero, non si può continuare a stimare i suoli edificabili o agricoli, sappiamo ormai la confluenza verso il valore di mercato che le sentenze della Corte Europea a cui ci hanno portato, andare a prendere valori distanti. Appunto va rispettato la macchia in leopardo, va però, anche se dobbiamo utilizzare un campione di 3 dati, ma che siano dati veri, certi, e ci sia corrispondenza tra le caratteristiche specifiche del suolo oggetto di stima. Guardate, 15 anni fa Catania, un grande sindaco bianco, aveva proposto di fare un piano tutto perequativo a partire da che cosa? Dalla mappatura del valore dei suoli. Da quello si stabilivano le zone a sottoporre a modificazione, a trasformazione, gli indici. L'indice di edificabilità, quello che dà il diritto a edificare, e deriva dal valore di mercato. Il mercato poi è dinamico, il mercato è incerto, per cui questo significa continuare sempre a monitorare. E sostanzialmente la mancanza di dialogo con l'Agenzia del Territorio, cioè insomma è qualcosa che... La prossima volta mi impegno io ad invitare Guerrieri, che è il direttore dell'Agenzia del Territorio Roma, insomma centrale, ormai da 2 anni è diventato anche socio della nostra società di estimi e valutazione, a discutere su queste questioni, perché insomma il valore di mercato, è vero che l'attività estimativa è un'attività probabilistica, ma sul valore di mercato sono d'accordo con Pio, ci si gioca il futuro dei luoghi, sia puntando verso il basso sia puntando verso l'alto con gli indici. E la fiscalità in questo, cioè proprio questa divaricazione, non fa bene alle città. Volevo solo concludere con una citazione ripresa dalla storia, da Pasquale Saraceno. Nel 62 l'economista Pasquale Saraceno, questo a proposito della rendita che è poi un po' il fil rouge di questo incontro di oggi, ci diceva che, 62, l'attribuzione dei plusvalori fondiari ai proprietari delle aree urbane si risolve nella sottrazione di una quota di reddito nazionale alle categorie, qualunque esse siano, che lo hanno prodotto. Ed è quindi fenomeno che in una società ordinata non viene consentito. Ma noi in Italia, specialmente adesso, non siamo una società ordinata. Grazie professoressa. Colgo subito da quello che ha detto in ultimo, quello di organizzare, quindi lancio subito, perché poi a me piace fare così. Io sono particolare da questo punto di vista. Presidente Prevede, Presidente Bruno, Presidente Pedecca, qui la professoressa ci dà una mano, organizziamo un nuovo incontro cercando di far partecipare anche l'agenzia dell'esame, cercando di far partecipare anche qualche comune in più, con qualche dirigente in più, perché noi ci teniamo in maniera particolare affinché insomma, questo tema venga sviscerato in tutte le sue sfaccettature
e poi effettivamente possiamo dare un prodotto ai cittadini, oggi si parlerà di cittadini, ma di non ai cittadini. Assolutamente, Presidente, ne ha facoltà. Anzi, grazie. Diamo la parola al Presidente di Architetti Pedicca. Grazie. Grazie dell'invito. Colgo solo l'occasione per non solo ringraziare per essere qui stasera, ma per porre anche una domanda agli ottimi relatori, che almeno quelli che ho sentito, ma anche altri, gli altri conosciamo. Forse sarò fuori tema, perché qui credo si sia parlato soprattutto di estimo e dell'economia urbana. Oggi c'è un problema che vedo l'urbanistica un po' in una crisi di identità. Pio, non so se è vero. Oggi si parla tanto di mettere avanti a tutte le cose un po' il prefisso riuso, riqualificazione, ristrutturazione. Allora secondo me dovremo un po' ripensare l'urbanistica, perché oggi va ripensata. Oggi come non mai l'architettura è in crisi, ma è in crisi perché è in crisi il settore edilizio. Sicuramente non è in crisi l'architettura in sé, perché la qualità continua e va avanti. Mentre vedo un tantino in crisi l'urbanistica, perché oggi ci pone questa domanda, questo interrogativo: che senso ha oggi un piano regolatore quando si dovrebbe parlare di macro urbanistica, perché quello l'ovvio, no? Oggi abbiamo visto, vediamo le grandi difficoltà dei PIP, delle aree industriali di ogni comune, perché ogni comune si è predisposto di un'area industriale, un'area a senso tutto il resto. Abbiamo voi che siete, ci troviamo qui nella sede di Confindustria, tutte queste industrie abbandonate, che poi creano non solo questo consumo di suolo che c'è stato, gran consumo di suolo, vediamo fabbriche abbandonate, in disuso, opere di urbanizzazione abbandonate perché nessuno può mantenerle, lampioni che cadono, zone abbandonate perché nessuno, le amministrazioni non hanno i fondi per mandare a pulire, a spazzare le strade di quelle zone. Quindi tutto questo forse ha senso parlare ancora del piano regolatore di un paese, dove io penso ovviamente al mio paesello e lì ci metto il PIP, e lì ci metto la zona commerciale, lì la zona industriale e qui la faccio edificabile, poi mi accorgo che quei suoli non si vendono e quindi arrivano, piovono, e non solo in Toscana, dottoressa Forte. Io ho fatto l'amministratore qualche anno fa al mio comune, già le assicuro, pervenivano domande, diverse domande di gente che restituivano lo ius edificante, a dire: me lo togli per favore, perché io questo lusso non me lo posso permettere, avere delle aree edificatorie, pagare gli oneri di urbanizzazione, gli oneri ai fini IMU al comune, e poi restare lì bloccato perché non c'è richiesta di mercato. Allora mi chiedevano per favore, io ero delegato al settore, rimettimi queste zone, le mie aree in zona agricola. Quindi voglio dire, tante cose vanno ripensate. Quindi l'urbanistica avrebbe un senso oggi se ragionata e pensata sulla macro urbanistica, come ha senso se pensate e ragionate sulla micro urbanistica. Oggi ha senso pensare ad un comparto edificatorio, quindi progettare un comparto edificatorio appunto per il riuso urbano di quell'area, di quella zona, dove si mettono insieme 10-20 proprietari e si ragiona su quella micro porzione di città che lì coinvolge più direttamente l'architettura, perché si entra più nello specifico. E quindi insomma, questo discorso io lo farei e mi sentirei di affrontarlo come categoria tutti quanti insieme. Vediamo di
senza offendere gli urbanisti, per carità, anzi gli urbanisti. Abbiamo già detto, nuove categorie di pensiero, nuove paradigmi, tradotto no. Significa nuova metodologia, nuova società, nuovi politici. E qualcuno che scriva, come scrisse Aristotele, la Costituzione di Atene, ovvero c'è necessità di cambiare parecchio. Certo, ce l'abbiamo detto. Bene, allora ho fatto la premessa che forse sarò fuori onda da questo fuori onda ci state. Bene, grazie e buona serata. Grazie Presidente, grazie del contributo. Non lo so se ci sono altre domande, interventi che si vogliono fare, abbiamo detto che il dibattito lo lasciavamo a valle del segnale. Se ce ne sono, saremo lieti di ascoltarli. Se non ci sono interventi, io passerei. Scusa, prego. Io credo. Hai facoltà, Pasquale Battaglia, prego. Credo che. Poi vieni qua, vieni così se andiamo tutti, se altrimenti qualcuno. Sulla questione delle stime e dei diciamo, valori delle aree fabbricabili, ma non solo, io credo che sia giusto ripensare il modo di agire, ma comprendo che è molto difficile perché ci sono delle forze dei sistemi ormai radicali, perché vorrei capire da voi, io non ci arrivo, ho questo limite, se viviamo in una società dove vige il libero mercato oppure no, dove c'è un sistema dittatoriale, dove c'è l'imposizione e basta. Però dalle esperienze che ho avuto, diciamo, queste cose sono in contrapposizione, ognuno cerca di sottomettere l'altro, perché da quello che diciamo mi è capitato, insomma, e penso che capita un po' a tutti, se si effettua una compravendita di un terreno, di un fabbricato, insomma, c'è la libera contrattazione, si va dal notaio, si stipula l'atto, si pagano le tasse e si pensa che si è concluso l'affare. Però non sempre è così, anzi oggi spesso non è così. Per cui questo mi fa pensare che il libero mercato non vince, che in una situazione che mi è capitata qualche anno fa un cliente mi chiama per assisterlo, diciamo, una stipula, una compravendita di un pezzetto di terreno, non dico diciamo che valeva chissà che, insomma, si mettono d'accordo e fanno l'altro, 18.000 euro. Dopo qualche anno arriva la parcella dall'agenzia del privato, da 18.000 arriva a 40, quasi 50.000 euro. Il cliente è obbligato a chiamare un tecnico di fiducia, in questo caso insomma ha chiamato noi, facciamo la perizia, insomma deve sostenere delle spese, un incremento di valore di 6-7.000 euro da pagare, tra credo una decina di viaggi ad Ariano. Alla fine, per chiudere la discussione, insomma, accettano la cosa e paga, fa la realizzazione da 6.000 arriva a 2.000-2.500 euro. Io ho fatto la domanda al dirigente, insomma, col quale ci siamo incontrati. Dico, scusa, ma mi fate capire, se viviamo in una società, insomma, dove vige il libero mercato e una volta stabilito l'importo si va dal notaio e si fa l'atto, dico, è così o no?
oppure dico ci sono dei prezzi già imposti, questi che state dicendo voi, e allora dico perché quando andiamo dal notaio, il notaio non ci dice signori, il prezzo da inserire è questo e non questo che avete pattuito? Non mi ha risposto. Per cui il problema è capire come affrontare questa problematica, perché poi le chiacchiere se ne fanno tante, però poi alla fine il problema resta. Responsabilità personale dei funzionari, ci vorrei capire. Perché poi c'è da dire anche un'altra cosa, insomma qualche collega mi ha detto, ma io lo sapevo pure io, che poi tutti questi diciamo introiti in più che fanno fare, i dirigenti prendono. Allora, nessuno poi va a verificare se è giusto o meno, anzi più si incassa meglio è. Però diciamo poi la società di tutto questo ne parla e ci saranno problemi diciamo a non venire. Questo volevo capire. Adesso insomma magari stasera non siamo riusciti a centrare a fondo il problema, ma spero nella prossima riunione di capire come noi che ci comportiamo, come ci dobbiamo comportare nella fase diciamo di assistenza al cliente eccetera, perché poi alla fine noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma se andiamo lì e troviamo diciamo il dirigente di turno che ti fa quell'accertamento e puoi parlare quanto vuoi ma non succederà niente, insomma poi alla fine comunque devi andare a pagare. Ci vorrebbe un sistema che deve essere semplice, chiaro, dice che fai l'atto di compravendita. Una volta stabilito, se è il libero mercato, tu non puoi andare a sindacare l'aumento di valore, perché poi, come fanno loro, effettivamente hanno non solo la fetta di prosciutto, ma l'intero prosciutto davanti agli occhi, perché mi è capitato in un caso di successione di applicare lo stesso prezzo, che ne so, nella foresta 55 euro a metro quadrato e nel centro storico 55 euro a metro quadrato, insomma cose dell'altro mondo. Per ovviare a questo è opportuno registrare il compromesso, perché tu vieni passato sul compromesso e quello già inizialmente ti dice ma scusa il compromesso io ho fatto pure il compromesso 18.000 euro ma se registri il compromesso dico prima stabilire ma ci sono valori mediatici, articoli loro si attengono ai valori mediatici e a loro si attengono. Vabbè, però la mediazione che altro non ci sta la terzietà nella mediazione è una cosa assurda, cioè tu hai a che fare sempre con un dipendente dell'ufficio, non so. Grazie, prego, facciamo penso di rispondere alla professoressa, vuole dare difficile. Però sicuramente nel mio un confronto con i diretti, sti dirigenti diretti, però se uno chiama chi sta sopra loro può essere. Però loro là c'è tutto il discorso. Ma contesto una reperizia giurata. Se tu fai un acquisto e hai fatto una rivoluzione di parte con reperizia giurata, dice no, questo va in tu. Questa è la contesta incompetente. Dico tu sei incompetente, perché non ti rivolgi all'ufficio della tecnologia, la cesare tecnologia dove fare la perizia. No, sono io che decido. Quindi è un mutuo. E allora poi quando sono c'è una sentenza, questa che diceva Gennaro, che è a questo di secondo grado, insomma. Allora, però, sì, una domanda però, se vogliamo fare una alla volta facendola in maniera ordinata. Voglio solo sapere se le spese legali sono state compensate oppure no. No, hanno messo 500 euro. No, questo è se le commissioni danno le mazzate chi di competenza però a volte certo bisogna punto, anche usare il problema è il sistema che sbaglia, lo so, ma è il sistema, però una sentenza di secondo grado, cioè perché di secondo grado, perché è di commissione tribunale regionale, ovviamente un peso, io credo che un peso ce l'abbia, anche perché ha condannato, se tu mi sembra che hai detto nella relazione, ha condannato l'ufficio perché non ha tenuto conto della perizia, quindi è proprio specifica, credo, questo è stato come sbaglio. Sono proprio attentissimo della cosa, però penso che una sicuramente stima una sentenza di secondo
l'onorato credo che abbia una sua decisività. E quindi questo è un fatto importante, Presidente, quindi mettiamolo a disposizione di tutti quanti. Lo so. Materia che incrocia la materia tributaria da un lato, dall'altro l'autonomia dei comuni che però sono legati. Anche il dono iniziale. Esatto. Perché qualche volta all'Agenzia delle Entrate non è che si inventano tutto. No. Lo prendono a riferimento. Anche a qualche altro prezzo. Esatto. Però fin quando sono delle vicinanze. Quando a Monte fa stato in proprio. Se tu per esempio devi subire un esproprio, lo sai, a fianco, però sei proprietario di una vasta area, una parte di quel terreno dovrà essere espropriato, perché tu lo sai. Il terreno a fianco tu lo vendi e lo vendi ad altre condizioni. Se mi dai 100, turbando. Nell'atto dobbiamo mettere 200. Turbando, tu, certo. L'accollo e gli oneri in più. Però tu avrai un vantaggio certo. Chi andrà ad espropriare l'ente è costretto ad espropriare a 200. Poi sono quelli che loro comparano e quelli sono gli altri che comparano, quindi molta volta è vero. Però io nel caso di io che ho detto nella premessa tu non c'eri, però io ho fatto un caso particolare, ovviamente particolare, la zona omogenea, l'architetto Castillo mi segue perché lo sa, zona I, ovviamente parliamo di Ariano, e però Ariano, come tutti sapete, è un comune dall'estensione grandissima, per cui voglio dire, Bagnara, e forse l'architetto la conosce la zona, e San Liberatore, sono due zone completamente distanti, non poco, chilometri, per cui, ma non solo, il problema di quell'atto che loro hanno preso come esempio per tassarlo a 10 euro, trattava, perché io mi sono letto un po' le carte, ho visto, verificato, trattava una strisciolina di terreno, parlo di strisciolina, una particella molto piccola, a confine con un'altra proprietà. Ovviamente questo stava fuori, ha venduto, quello confinante era quasi costretto a comprare al prezzo che gli indicato e quindi hanno messo forse anche un valore più basso di quello che è la realtà, però hanno creato un danno al mio assistito in quel caso, con un fondo sempre in zona I, totalmente inaccessibile perché intercluso, non aveva, quindi con quale suscettibilità dal punto di vista della appetibilità, dal punto di vista urbanistico che non c'era lì, al di là dell'indice, quel minimo indice che c'è, ma di fatto per la dimensione di quello che è e per il fatto che non c'era sala di accesso, era zona agricola. Noi abbiamo messo un valore comunque di 4 euro, non pochissimo. E insomma per arrivare l'abbiamo dovuto dopo tanto a 6 euro, ma è sproporzionato per quello, perché quello gliel'ha donato senza scambio di soldi, pagando le tasse più, perché non era una donazione tra in maniera diretta, era una donazione da nipoti, perché proprio questo non aveva cosa fare di questo periodo. Però non c'è stato messo di discutere con questa. Allora, la comparazione è giusta, ma mi devi mettere veramente due appezzamenti di terreno che sono nelle immediate vicinanze, insomma, a 20 km di distanza, con una discrasia, ho detto prima, perché c'era un fatto di appetibilità da quello là vicino che era quasi costretto, diceva io se ho 2 metri e domani ce n'ho 10 per girarmi sull'abitazione, voi comprendete che stiamo parlando di qualcosa di tipo diverso. Quindi è chiaro che loro dovrebbero capire, e quella sentenza secondo me ci viene in aiuto, perché la perizia, se io ti perizio e ti dico che quel benedetto terreno sta a 20 km, sebbene stiamo in zone omogenee uguali, ma a quella è zero, quell'altra ha qualcosa in più. Ovviamente questo è quello che manca rispetto a questa interfaccia con l'ufficio. Quindi, però stasera, come dire, abbiamo affrontato una serie di problemi, abbiamo la disponibilità del Presidente Bruno a rivederci semmai anche con il suo aiuto per far venire qui qualche dirigente importante dell'Agenzia delle Entrate o barra territorio, e quindi
come dire, continuare questa discussione che credo che sia importante per tanti motivi che dicevo prima. Ora, insieme al Presidente Prevede, vogliamo fare omaggio, un piccolo omaggio alla professoressa di un piccolo manuale delle nostre zone che credo che non abbia, quindi di conoscere un po' meglio Irpinia. Grazie. Ovviamente lo diamo anche al Presidente Bruno. Grazie. E all'architetto Castiglio. Presidente, prego, è un piccolo omaggio del Collegio di Avellino, insomma, per come dire, il luogo di Irpinia. Prego, mi ha... Maggio. A me è capitato in questo mese due volte, io non conosco bene questo territorio, ma mi è capitato di essere invitata a Taurasi ad un convegno organizzato in qualche modo anche da me sulle aree interne, invitando un funzionario del Ministero della Coesione di cui credo che non avremo più traccia. E diciamo, in quella prima occasione ho avuto modo di, insomma, c'erano anche una serie di sindaci, ho avuto modo, insomma, dovendomi preparare prima, di iniziare a conoscere un territorio che è veramente straordinario e non capisco, appunto, insomma, ci sono tutte queste questioni del Dipartimento della Coesione. Lei prima, Presidente, diceva bisogna partire, non campanili, bisogna partire, l'unione fa la forza. Guardare al territorio e, insomma, secondo me ci sono tante tante potenzialità. Ringrazio oggi anche questo incontro, questo per dirvi che apprezzo questo volume e sono contenta di esplorare questo territorio che è un territorio per tanti versi prezioso. Grazie a lei. Quindi noi siamo onorati di averla di nuovo qui tra noi tra qualche mese, ma ve lo porto perché. E quindi da qualche mese per rivedersi dall'architetto e per poter, come dire, continuare con la discussione che abbiamo fatto oggi. Irpinia, lei poi è stata a Taurasi, ovviamente culla del vino, del Taurasi DOC, una delle eccellenze irpinia, che poi Irpinia, insomma, ha anche tante eccellenze che molte volte non riusciamo a far comprendere bene anche voi, ma devo dire che l'Irpinia, come l'Irpinia e quindi tutti i comuni irpini, hanno delle eccellenze che veramente sono eccellenze nel vero senso della parola. Ovviamente molte volte scontiamo il fatto di essere all'interno, di essere un po', come dire, dimenticati dalle aree costiere che la fanno da padrone su tutto e purtroppo, ovviamente, però ci sono delle eccellenze veramente importanti. E mi perdoni? Prima Pio diceva non ci sono solo gli agricoli, ma secondo me la forza di questi luoghi continua ad essere quella. Ricordiamo, sì, che l'Europa in questo momento vede l'Italia col primato di giovani under 35 che ritornano alla terra dalla Cina, che ci sono anche tante misure, quindi occhio ai suoli trasformabili. Certo, prego. Assolutamente, Cavaliere Robacci, ne avete ampia facoltà. Se poi il dottore Luzza vuole fare un intervento. Avete delegato? Okay. No, assolutamente no. Io ho partecipato a questo seminario dietro l'invito che mi ha rivolto il mio concittadino, che è ex presidente dell'Ordine dei Geometri. Lo faccio come ex amministratore, nonché anche ex imprenditore, poiché dal dibattito, che è stato molto interessante, sono emersi alcuni aspetti che riguardano non solo l'urbanistica, e faceva riferimento l'architetto Pia Castiglio, che in alcune zone si incomincia a produrre il carciofo bianco, ma faceva anche rilevare che quel carciofo evidentemente non sarà mai commestibile perché si trova di fronte ad un inquinamento relativo alla non depurazione dei suoli. Tutto ciò però può essere contenuto in una visione più ampia ed una riflessione non retorica. Il nostro territorio, caro architetto, gli Irpini e Sambri hanno delle grosse comunità
e delle grosse tradizioni comuni è stato violentato. Violentato perché la vocazione era e dovrà rimanere agricola. Allora tutto il processo economico è stato improntato sulla edificabilità, sul trasferimento di realtà industriali che poco avevano a che fare con la nostra vocazione territoriale. Bene ha fatto il presidente degli industriali, il dottore. Grazie, scusami che mi concedi questo piacere. Ed evidenziare ancora un altro problema importantissimo: la burocrazia. La burocrazia che ha inflitto un coltello pesante su quello che sono le iniziative di qualsiasi entità imprenditoriale. Se faceva rilevare che per fare una cabina elettrica un 2x2 ha dovuto aspettare 8 mesi, lui che è un presidente. Immaginate un cittadino normale. E questi sono gli aspetti che oggi ci troviamo a dover combattere. Anche io ho costruito qualcosa come un centinaio di appartamenti nella mia città e non sono stati pochi i problemi che ho dovuto risolvere. Un altro aspetto è che questo fa parte anche come ex amministratore della mia città: gli oneri di urbanizzazione non sono mai stati comunque vincolati a quello che dovevano essere la filosofia. Sono stati incamerati per far cassa e utilizzati per altri scopi. E tutto viene a ricadere sul cittadino che si trova a dover fare e ha fatto un investimento e poi di conseguenza bloccato dal mercato perché quell'immobile realizzato in quel posto, avendo pagato tutto, non è più appetibile da nessuno. Caro architetto, io ho fatto le stesse cose di quello che ha detto. Quindi c'è tutto un modo nuovo di ripensare, non solo all'urbanistica, ma a tutto il complesso di carattere generale. E poi un altro aspetto, cari nostri amici, noi italiani siamo sempre, rispetto alle leggi, siamo considerati sempre delle persone furbe. Quindi anche l'atto notarile che andiamo a fare dal notaio già parte con un peccato, perché quello che andiamo a dire è una bugia. E come tale poi dobbiamo fare l'ordine della prova, dobbiamo noi dimostrare che non è così. Meglio dovrebbe essere l'opposto, dovrebbero dimostrare loro che quello che noi andiamo a dire non è vero, mentre siamo noi costretti a rincorrere. E quindi causiamo a noi stessi e a quelli che verranno dopo di noi un danno economico rilevantissimo, che non è superabile davvero. Io sono d'accordo che bisogna ripensare tutto in maniera più concreta, più ridotta, più spazi a disposizione, ma ecco la parola che diceva un collega, forse non mi so, diceva il presidente dell'ordine, il RI, ma qui abbiamo anche trascurato il RE, perché quando ci sono state le leggi dei piani di recupero, non sono stati effettuati per il recupero, sono stati violentati anche loro. Da un appartamento che era di 2 piani se ne sono fatti 5. In quel caso poteva essere anche un'idea intelligente sotto quell'aspetto per non sottrarre solo, ma poi ci voleva intorno a quella realtà tutta un'altra serie di servizi e sottoservizi che determinano una società più viva, una società più omogenea. Il patto di comparto è una cosa molto intelligente, perché oggi la gente è distante l'uno dall'altro, non c'è dialogo, non c'è socializzazione proprio personale, ci sono delle distanze che devono essere riguadagnate. E quindi io sarò uno dei presenti al prossimo convegno di Stato. E poi un'altra cosa che secondo me è deleteria, il fatto stesso che il funzionario che svolge questo lavoro e lo dovrebbe svolgere in maniera, e io penso che la stragrande maggioranza lo faccia con grande senso di responsabilità, dove sta che c'è un incentivo su quello che va a recuperare? Ma è una cosa vergognosa, solo in Italia succede questo. In Inghilterra, in mondo anglosassone, per comprare una casa 5 minuti, si entra in un ufficio e si esce da 5 minuti. In Inghilterra, in Scozia, dove ho avuto il piacere di andare, di vivere brevi periodi di vacanze, e c'è la volontà di vivere. E allora perché in Italia? Tutto ciò contribuisce a quello che è accaduto. Siamo in una fase decadente. Speriamo che i prossimi, quelli che verranno dopo di noi, sapranno fare meglio. Grazie. Allora, presidente della Vecchia, presidente della Commissione Cursi, abbiamo un impegno preso stasera di rivederci e di continuare il seminario di questa sera.
io lo trasferisco a te perché tu in qualità di noi insieme agli altri ordini cerchiamo di organizzare questa cosa. Se non ci... Prego, Presidente. Volevo ancora ringraziarvi, non solo è stato un piacere ospitarvi, ma il messaggio, diciamo, la sintesi di questo incontro è venuta fuori l'estrema conflittualità che c'è fra l'utenza e questa imposizione fiscale. Logicamente registriamo l'assenza, la prossima volta si cercherà di organizzare un po' meglio, quindi questa estrema conflittualità. È venuto fuori una necessità che tutti quanti sentiamo di riordinare quello che è il nostro contesto urbanistico, territoriale, e soprattutto mi auguro che sia una scintilla per fare sinergie, perché noi abbiamo interessi, diciamo, che riusciamo a coniugare le esigenze di quello che può essere diciamo, il contesto e soprattutto gli ordini professionali, soprattutto il fatto di essere uniti fra le categorie. Noi rappresentiamo, nell'esercizio delle mie funzioni, io rappresento il mondo produttivo, voi rappresentate il mondo di una categoria importantissima, perché poi è quella che vive quotidianamente il contatto col territorio, col cittadino. Forse se queste cose riusciamo a dirle insieme agli architetti, agli ingegneri, ai geologi soprattutto, ai geometri e quant'altro, saremo forse più ascoltati, diciamo, da questo mondo sordo che la politica, soprattutto perché oggi c'è una rappresentanza politica che è modesta rispetto a quello che c'era una volta. E poi un'altra cosa, forse nel nostro territorio c'è ancora maggiore necessità, perché c'è Italia, una cosa è l'Irpinia, una cosa è la Campania, una cosa è l'Alto Adige, però insomma vogliamo essere orgogliosi, perché io mi sento un cittadino europeo di nazionalità italiana e di origine irpina, quindi con l'orgoglio irpino, con l'orgoglio sannita, siamo dei territori molto simili. Vi ringrazio ancora e mi auguro di potervi ospitare, diciamo, anche con una certa regolarità presso la nostra struttura. Grazie. Grazie a tutti voi e buona serata. Grazie.